Sì, chiediamo qualche secondo di attesa perché stiamo provando un po' con l'altro computer.
commenti naturalmente dal dottor Ponziani a nome della Questura di Grosseto. Siamo naturalmente oggi in compagnia di due relatori naturalmente di grande calibro, perché abbiamo sia il prefetto, il dottor Sodano, che anche il dottor Gaetti, che è sottosegretario di Stato all'interno, mentre il prefetto Sodano naturalmente da questo punto di vista ormai ha questa esperienza maturata alla direzione dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Oggi nello specifico parleremo proprio di questo, con un'accezione un po' particolare dei beni confiscati alla criminalità organizzata e proprio in virtù di quello che è naturalmente il bene in quanto tale che deve essere restituito alla collettività. Prima di iniziare naturalmente voglio ringraziarvi tutti per essere qui oggi, voglio ringraziare naturalmente quello che sono le figure istituzionali del territorio presenti oggi, ma anche le figure istituzionali del Parlamento che sono venute a essere qui oggi a presenziare. Ringrazio naturalmente i rappresentanti delle forze dell'ordine, delle forze armate e in particolare chiedo naturalmente la gentilezza al Questore di Grosseto, il dottore Ponziani, di fare naturalmente una sua prolusione per quello che è l'apertura dei lavori. Grazie mille. Collusione mi sembra una parola un po' grande. Già abbiamo detto, quando mi ha detto vuole fare una prolusione, ho detto io non casomai faccio un saluto che è importante. Signor Sottosegretario, benvenuto, signor Prefetto di Grosseto, colleghi e onorevoli, ma presenti qui. Io faccio il riassunto delle puntate precedenti, perché è il secondo appuntamento che abbiamo. Sul tema della mafia, e un tema importante che è la volontà sì di divulgare, far conoscere alle persone che il problema obiettivamente c'è, e per gli operatori che sono presenti è il momento della riflessione e di un ulteriore stimolo per proseguire l'attività che svolgiamo tutti i giorni. Diceva riassunto delle puntate precedenti, perché il 20 ottobre abbiamo avuto Elia Minari, è il procuratore del Creazzo della DDA di Firenze. Elia Minari, per chi non lo conosce, è un ragazzo di 26 anni che a 18-19, organizzando delle feste scolastiche in Emilia, si è accorto che ci si rivolgeva sempre alla stessa discoteca. E ha cominciato a porsi delle domande. Da lì ne è venuta fuori uno shock anche per l'Emilia, perché è venuta fuori la presenza forte delle infiltrazioni mafiose, in particolare dell''ndrangheta, in quelle zone. Ultimamente c'è stato il processo con la sentenza in primo grado, insomma. E questo vuol dire di come un cittadino, un ragazzo, sia riuscito, chiaramente poi in parallelo con le forze e con le attività investigative, a sollevare un problema. Accanto a Elia Minardi ha parlato chiaramente il procuratore della DDA Creazzo, e quando sono state le domande, poi perché è stato un minimo di intervento da parte del pubblico, che succede? Quando uno sente una cosa c'è allarme, facciamo, diciamo. Io in realtà vorrei comunque precisare per tranquillizzare delle persone presenti, che comunque all'epoca si è parlato, cioè il 20 ottobre si è parlato di processi, quindi di attività già in atto da parte degli organi investigativi e della magistratura. Questo perché non voglio creare un allarme che non c'è, anche se chiaramente anche qui in Toscana e anche qui a Grosseto l'attenzione su certe problematiche è forte. Rimanendo poi un po' sul tema della prolusione, sono stato uno studente un po' bislacco, insomma, però mi sono ricordato in filosofia del diritto, parlo di 1000 anni fa, il concetto di norma, che la norma prevede un comportamento, un precetto e una sanzione. Non devi fare o devi fare, e accanto a questo
il devi fare rimane nell'ambito della morale, della dignità dell'individuo, dell'aderire a una certa cosa, c'è poi la sanzione, cioè se tu non fai, qualche cosa paghi. Ed è un tema che mi accompagna spesso nell'attività di poliziotto, perché da una parte facciamo attività investigative, scopriamo situazioni in cui le persone non sempre sono corrette, e poi c'è chiaramente il momento sanzionatorio. È vero che la pena deve recuperare il reo e quant'altro, però a un certo punto uno stop, l'ordinamento giuridico ha un comportamento non corretto, deve essere dato. E il tema di oggi è l'avanguardia del pensiero in questa situazione, perché non parliamo di una legislazione antica, parliamo di una legislazione che comincia nel 1982, legislazione per cui qualcuno ha pagato con la vita, e parlo di La Torre per l'introduzione di certi concetti. Cioè qui si esce dal discorso della sanzione, del comportamento, del devi fare, ma lo Stato ha affinato le tecniche di contrasto e repressione, arrivando a una sensazione economica in fondo del delitto, cioè nel senso che se io pongo questa attività illecita lo faccio perché mi conviene, se chi mi contrasta, lo Stato, mi toglie la convenienza all'agire, sostanzialmente riesco a raggiungere l'obiettivo di far rispettare le regole dell'ordinamento giuridico. Parliamo di utopia, un dialetto dialetto reatino, io sono un po' reatino, si diceva se l'acqua non c'è la papera non galleggia, e questo è il concetto, e questo è il tema di cui parliamo oggi, e io ascolterò veramente con estremo piacere il sottosegretario e il prefetto Sodano, che sono quelli che si occupano proprio di questo momento così apparentemente oscuro dell'applicazione delle regole, ma che in realtà è il centro dell'azione di contrasto, la base su cui poi si poggia anche l'attività investigativa, perché io investigo perché poi so che capiterà qualcosa, so che quella persona non avrà più l'interesse e la convenienza a delinquere. Signori, grazie. Auguro a tutti un buon ascolto e grazie per quello che dirà. Voglio ringraziare naturalmente il questore per questa prolusione ob torto collo per certi versi, però io credo che sia stata naturalmente fondamentale, perché ha, diciamo, per certi versi supplito un po' alla mia funzione anche di moderatore nel ricordare inizialmente quello che riguardava anche la fattispecie del convegno precedente. Sì, in effetti il convegno di oggi è a tutti gli effetti una diciamo in piena continuità. L'altra volta con il dottore Creazzo si è parlato naturalmente di quelli che sono gli aspetti della magistratura inquirente. Oggi proveremo magari in maniera efficace a far dialogare le istituzioni nazionali anche con il territorio. Nello specifico si parlava di questo anche con il dottor Gaetti prima in apertura, naturalmente con la prefettura e con la questura, nel caso in questione naturalmente quelle di Grosseto. Vorrei chiamare per un saluto brevissimo le due associazioni, partiamo da Working Class Hero e poi a seguire ATAC. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui così numerosi per questa iniziativa che ha come titolo La rigenerazione partecipata, da beni confiscati a beni comuni. Sono Daniela Castiglione, segretario generale di Working Class Hero, una delle associazioni che hanno immaginato l'evento odierno in continuità con un progetto di educazione civica 2.0 in cui siamo impegnati fortemente da molti anni. Queste iniziative, inquadrate all'interno della cornice offerta da Maremma Incontra, traggono spunto dalla famosa massima di Giovanni Falcone, ovvero follow the money.
E questa mattina, insieme al prefetto Ennio Maria Sodano, direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Confiscati e Sequestrati alla Criminalità Organizzata, e del senatore Luigi Gaetti, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno ed ex vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, vorremmo provare a porre l'accento sulla necessità espressa più volte dal magistrato antimafia di provvedere in tempi brevi alla restituzione di quanto depredato dalla criminalità organizzata. Privare dei beni acquisiti illegalmente, che ha sottratto per anni risorse economiche ed energie umane, è fondamentale ma non basta. È infatti necessario riconsegnare quei beni alla collettività, possibilmente attraverso una via privilegiata, ovvero quella di una rigenerazione partecipata che trasformi velocemente i beni confiscati in beni comuni. Lo abbiamo ricordato recentemente proprio in questo auditorium, gentilmente concesso dalla Questura di Grosseto, durante il convegno «Qui la mafia non esiste», grazie alla preziosa testimonianza del giovane Liminari e del dottor Giuseppe Creazzo, procuratore capo della Procura della Repubblica di Firenze. E in questo senso sono per noi molto significative le parole pronunciate dal sottosegretario Luigi Gaetti, che ha più volte ribadito come sia doveroso difendere, tutelare, valorizzare i progetti di riconsegna alla collettività dei beni confiscati. Un modo semplice e lineare per affermare con forza che ci sono molte alternative virtuose e possibili rispetto alla criminalità. E proprio da quest'idea, come associazione di volontariato divulgativo-culturale, impegnata nel settore sociale ed educativo, vogliamo ripartire insieme a voi tutti. Facendo nostro l'appello, condiviso anche dal prefetto Sodano, ad una maggiore consapevolezza e ad un crescente coinvolgimento della società civile nella difesa di un patrimonio che le appartiene e che può divenire fattore di crescita sociale ed economica. Quando tante associazioni e numerosi rappresentanti delle istituzioni riescono a trovare momenti di sintesi, come nel caso di questo evento, vuol dire davvero che la strada intrapresa è quella giusta. Grazie mille a tutti quanti. Grazie a Daniela Castiglione, signor Brandi, per Attac Grosseto. Buongiorno a tutti e grazie della vostra presenza, autorità, cittadini quanto. E questa è la seconda iniziativa che come organizzazione Attac e l'associazione di Daniela Castiglione abbiamo organizzato per sensibilizzare i cittadini sui problemi che anche qui in Toscana e in Maremma abbiamo con le organizzazioni criminali mafiose. È di tutti i giorni, anche di stamani mattina sulla stampa, dove ieri è stato arrestato un camorrista e la stampa spiega bene il perché è stato arrestato e così via. E con queste iniziative speriamo che i cittadini grossetani si rendano conto che anche noi non siamo immuni da queste problematiche, perché se i cittadini non denunciano, non fanno il proprio dovere in collaborazione con l'autorità, è chiaro che anche per le autorità è difficile scoprire, perché insomma denoto anche io nella vita quotidiana, anche nel rapporto con le persone, esiste una certa omertà. Ora, un'omertà non è un reato, però se noi non si collabora, se noi non si parla, evidentemente anche queste organizzazioni hanno terreno fertile per intervenire. L'altra iniziativa che avrei voluto, ossia Attac aveva pensato di organizzare a Grosseto, era quello di un excursus storico a partire dai primi del Novecento ad oggi, per vedere, e questo era importante, non dispero di doverlo fare, di poterlo fare nel futuro, l'evolversi della mafia. Stamattina proprio ho scaricato quanti omicidi dal 1900 al 1982 di sindacalisti, per esempio, che la mafia, e solo sindacalisti, perché poi ci sono le forze dell'ordine, ci sono giudici, ci sono semplici cittadini, hanno ucciso. È una cosa impressionante. E vedere da allora come oggi la mafia si è allargato il suo territorio, a livello nazionale, a livello internazionale, e con quali organizzazioni collabora sempre mafiose internazionali, in quali settori economici oggi si infiltra. Oggi la mafia infiltra
la parte economica, quindi imprenditori, infiltra gli enti locali, più volte si trovano comuni sciolti per mafia al nord, ormai il convegno precedente l'ha dimostrato che queste cose. Allora, diciamo che io voglio fare un appello ai cittadini di essere, e alle istituzioni, soprattutto ai comuni, qui vedo c'è un assessore, perché i comuni sono i primi, in qualche maniera, quando appaltano i lavori, caro assessore, a essere in contatto con organizzazioni che probabilmente, infiltrandosi nel tessuto economico, con nomi, prestanomi o false cooperative e così via, perché oggi basta, per fare una cooperativa basta 3 persone. Quindi anche, ecco, un appello anche alle istituzioni, a partire da quella che è più vicina a noi, che è il Comune, e a tenere gli occhi aperti. Se riusciamo a fare tutto il nostro dovere, probabilmente recuperiamo anche una parte grande di soldi, perché la mafia è anche un problema economico, e poi impoverisce tutti, impoverisce localmente, impoverisce internazionalmente, nazionalmente e internazionalmente. Quindi io credo che il nostro dovere è cercare di battere queste organizzazioni. Grazie. Grazie ancora Silvano Brandi e Daniela Castiglione per Attac e per Working Class Hero. Da questo punto di vista io vorrei aggiungere anche un'altra categoria che non è stata pronunciata dal Brandi, che è quella dei giornalisti che, quando c'è anche un premio, giornalisti dalla schiena dritta, che quando fanno il proprio dovere spesso pagano con la vita, come nel caso, fra tanti naturalmente, di Siani, di Alfano, di Fava e quanti altri. Da questo punto di vista io credo che naturalmente, come giornalista, mi devo naturalmente sentire chiamato in prima persona, così come tutti quanti gli altri colleghi, a far parte di questa azione naturalmente positiva di denuncia. Quindi è giusto che sia così, è giusto anche ricordare che ci sono anche oltre ai magistrati, ai giornalisti e cittadini, anche tanti politici che si sono impegnati in maniera costante nella lotta alla criminalità. E vorrei partire proprio da queste parole. Occorre spezzare il legame esistente tra il bene posseduto e i gruppi mafiosi, intaccandone il potere economico e marcando il confine tra l'economia legale e quella illegale. Queste sono parole che sono costate, insieme naturalmente a quello che riguarda la propria attività, la vita a Pio La Torre. E da Pio La Torre, naturalmente, oggi per certi versi partiamo e siamo qui tutti quanti insieme per parlare di naturalmente lotta alla criminalità attraverso quelli che sono naturalmente i beni confiscati, come si diceva prima in premessa. Da questo punto di vista vorrei dare subito la parola, purtroppo non abbiamo le immagini, ma abbiamo la presenza del prefetto Sodano, che sicuramente sarà naturalmente da questo punto di vista supplente anche per quello che riguarda la carenza un po' tecnica della mattinata. Ringrazio il prefetto Sodano e gli passo la parola. Ricordo direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, Sequestrati e Confiscati. Grazie. Volevo stupirvi con effetti speciali, ma non ci cercherò di farli, insomma, dal vivo. Ora vediamo, magari mi produrrò in qualche... È stato già detto in inizio qual è il senso, innanzitutto, perché i beni. C'è un aspetto che sicuramente è quello economico, del valore dei beni, ma c'è un aspetto che è quello didattico, pedagogico, sicuramente. C'è un aspetto valoriale. Io ho fatto il prefetto un po' in tutto, ho lavorato un po' in tutta la penisola. In Calabria un questore siciliano mi spiegò perché i beni, l'importanza dei beni. Quando non riuscivamo ad aggredire una concessionaria che eravamo certi appartenesse alla famiglia andranghetista locale. Il questore mi aveva assicurato: guarda, non ci siamo, stiamo indagando, vedrà che adesso... E invece il risultato non arrivava questo risultato. A un certo punto gli disse: ma come mai non riusciamo a chiudere? Insomma, questo questore, un po' vergognandosi per la verità, mi spiegò, disse: guarda, io ho il sospetto che da parte dei miei, di quelli che stavano indagando, ci sia un qualche timore ad aggredire questa cosa. Anche io dissi: ma scusa, l'avete arrestato ora tutti i componenti della cosca, killer eccetera, mica hanno avuto timore per arrestare. Dice: no, dice, non funziona così. Dice: finché li arrestiamo
guardi i ladri, noi facciamo il nostro, loro fanno il loro, va bene, fa parte del gioco. E dico, vabbè, ma anche questo fa parte del gioco, se togli bene. No, perché quando lei toglie bene un mafioso, non li toglie a lui, li toglie alla famiglia, ai figli. E questo non si fa. Questo non si fa. Quindi per dire qual è anche l'importanza simbolica dell'aggressione al bene. Ma c'è anche un altro aspetto, che è quello che ormai fino a non molto tempo fa veniva un po' disconosciuto. Adesso siamo tutti convinti, siamo certi che la mafia con la coppola e con la lupara appartiene intanto a un passato e appartiene probabilmente anche a una simbologia che è funzionale al mantenimento e all'affermazione del potere della Crusca nel posto, localmente, cioè nel suo posto di residenza. Ma fuori dalle loro zone di residenza i mafiosi ormai non si presentano più con la coppola e con la lupara. Io ho avuto sia nel nord-est, sono stato prefetto di Padova proprio quando iniziava la crisi economica, e poi a Bologna, e in tutte e due queste sedi ho seguito, ho visto proprio il nascere di due importanti inchieste di mafia che erano tutte e due connotate da un unico aspetto, cioè non c'erano più i mafiosi, ripeto, con la coppola, con la lupara che andavano a minacciare, cioè c'erano in linea di massima professionisti o imprenditori locali che si prestavano a servire gli interessi degli 'ndranghetisti. Anzi, nel caso del nord-est si trattava di mafia, cioè di mafiosi proprio, e in Emilia invece abbiamo visto la sentenza dell'altro giorno, si tratta dell'ndrangheta, di una penetrazione dell'ndrangheta che è ormai storica in certe zone dell'Emilia Romagna. Ma in tutti e due questi casi la mafia si presenta con la faccia degli imprenditori locali, imprenditori che poi in intercettazione scopriamo essere addirittura lusingati dall'interesse che hanno ricevuto da parte di questi signori, come nel caso del processo Emilia, o che, come nel caso invece del processo Aspide che io vidi nascere a Padova, quindi nel ricco nord-est, imprenditori che pensavano nella loro ingenuità di potersi servire dei mafiosi. E qual è il ragionamento? Siccome la banca non mi presta più soldi, io sono in difficoltà, mi servo di questi signori, risanno le cose, tanto la mia azienda è forte, tanto io sono bravo. C'è da premettere che lì c'è un quadro particolare nel nord-est, no? Perché il nord-est è una locomotiva che correva ineluttabilmente da 30 anni, quindi la convinzione di molti di questi signori, anche di imprenditori che ormai erano fuori gioco, messi fuori gioco dalla globalizzazione, perché voglio dire, le ciabatte ormai non le fanno più in nord-est, ma si fanno in Cina, insomma è impensabile che si possa competere con questi. Però questi, nella convinzione che tanto loro sarebbero andati avanti comunque, vabbè, noi ci serviamo dei mafiosi, poi quando non ci servono più li paghiamo e proseguiamo la nostra strada. Una ingenuità, se non vogliamo dir di peggio, insomma, che a molti di questi è costata carissima, perché non solo hanno pagato con il prezzo, quindi, della cessione dell'azienda, perché le aziende le hanno perse, ma sono diventati in alcuni casi complici, cioè erano quelli che i mafiosi mandavano avanti per cercare di coinvolgere nella rete altri imprenditori. Quindi è il quadro che è cambiato, è diverso. Noi dobbiamo sempre di più attrezzarci a fare quello che Falcone disse tanti anni fa: dobbiamo seguire i soldi, perché ormai questo è il volto della mafia. Devo dire che noi come paese, come sistema paese, siamo bravi, siamo bravissimi, vengono a imparare da noi, da tutto il mondo. E devo anche dire che non c'è la stessa sensibilità nel resto del mondo, non c'è la stessa sensibilità in Europa. Per venire un po' al mio tema, noi come agenzia nazionale italiana abbiamo beni confiscati anche in Cina, abbiamo 3 o 4 fabbriche in Cina, 2 appartamenti a Parigi, abbiamo... Ecco, su questi beni noi non riusciamo a mettere le mani, il più delle volte, perché la maggior parte dei paesi europei non riconoscono lo strumento del processo di prevenzione che noi utilizziamo per aggredire i capitali mafiosi. Il processo di prevenzione è quel particolare processo che si svolge con le garanzie previste dalla giurisdizione, quindi c'è un pubblico ministero che avvia l'azione penale, c'è un giudice che poi deciderà, sono tutte le garanzie. Che però non si fonda sulla prova di un reato, si fonda semplicemente sul fatto che la persona che stiamo indagando è una persona ritenuta pericolosa perché frequenta mafiosi, perché è già in corso più volte in violazione di vario genere, eccetera, eccetera, e che dispone di un capitale, di un patrimonio che non è giustificato rispetto ai redditi dichiarati.
una volta che noi dimostriamo questo, cioè che questo patrimonio non è giustificato, che tu sei una persona famosa, noi abbiamo lo strumento penale, penale per aggredire i patrimoni e per impossessare. Quindi sequestro e confisca. Questo processo è ritenuto da molti non idoneo, non rispondente alle norme, ai principi generali, e quindi non essendoci corrispondenza, noi non riusciamo a far valere all'estero le sentenze che abbiamo emesso in Italia e che hanno disposto la confisca di questi beni. Quindi, come vedete, abbiamo degli immobili a Parigi, abbiamo alcune aziende addirittura in Cina, abbiamo un po', ma però non riusciamo a mettere mano su questi beni. E ci sono altri paesi che hanno strumenti tipo il nostro per aggredire il patrimonio, quindi per confiscare, per sequestrare i beni, ma sono strumenti che non hanno la natura penale, quindi non hanno né le garanzie né le possibilità poi di applicazione che è il nostro processo penale. Ci sono degli strumenti semi-amministrativi in America Latina, ne parlavo l'altro giorno con la collega del Paraguay che si occupa di queste cose. E, però non, gli strumenti di cui disponiamo noi non sono, non solo, ma non c'è nemmeno un'attenzione grande. Ora io mi chiedo sempre, dopo Duisburg, che cosa è successo in Germania? Non è successo assolutamente nulla. E io ricordo sempre un investigatore della DIA il quale mi spiegava, mi diceva, perché vede, da noi se viene un tizio e vuole comprare la Fiat, noi gli facciamo le pulce fino all'ottava generazione. Ma se a Monaco di Baviera va il zitto tonno che viene da Reggio Calabria o zone limitrofe e mette una paccata di miliardi sul tavolo, gli vendono la BMW, semplicemente verificando che il zitto tonno non ha precedenti penali. E questo basta, e questo basta. Invece noi sappiamo bene che questo non basta, perché sappiamo bene che la mafia sa servirsi di intermediari, sa servirsi di prestanomi, sa realizzare questa rete che è fatta anche di intimidazione, ma sempre più di corruzione, di coinvolgimento nell'affare criminale. Quindi è questo il nuovo terreno di scontro sul quale noi dobbiamo essere sempre più bravi. Ripeto, come forza dell'ordine, come sistema repressivo dello Stato, diamo lezione a tutti. Non c'è sempre, non c'è dovunque, una medesima invece consapevolezza nella società civile. E fenomeni come quelli del processo Emilia, o quello che dicevo prima, Aspide, in Veneto, ma la stessa presenza di locali indranghetiste in Lombardia per molto tempo è stata negata, e nella stessa Emilia Romagna la presenza di famiglie calabresi stanziati ormai da decenni era stata considerata quasi un elemento di colore. Io ricordo anche politici al di sopra di ogni sospetto che sono andati giù in Calabria a partecipare a incontri eccetera eccetera, inconsapevoli del rischio che queste azioni comportano, perché questi signori sanno benissimo come servirsi anche dell'incolpevole politico. Che quindi la nostra sfida è quella. Perché l'agenzia? L'agenzia nasce perché la massa dei beni sequestrati e confiscati comincia a diventare sempre più consistente e importante. L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati viene gestita per un certo periodo di tempo, per molti anni, dal demanio dello Stato, quindi dall'organo statale che si occupa in linea di massima degli immobili, quindi gli immobili della statale, e quindi deve gestire anche gli immobili confiscati. Quando cominciano a emergere una serie di difficoltà si tenta con un commissario straordinario. C'è stata una breve fase durante la quale il compito è stato affidato ai prefetti, ma era necessaria una direzione unitaria, di questo poi cercherò anche di spiegare perché, e quindi nasce nel 2010 l'agenzia. Quando mi proposero di andare a dirigere l'agenzia io sapevo in che guai mi sarei messo, ma non immaginavo che il guaio sarebbe stato così grande, perché vi assicuro che è un'impresa in mano. Intanto i numeri, che io mi sto sforzando di tradurre in realtà concreta e palpabile, perché l'agenzia per molto tempo è stato un comodo alibi per molti, no? Perché il torto primo dell'agenzia è quello di recare nel titolo, no, la sua missione. Quindi l'agenzia per l'amministrazione dei beni confiscati, quindi beni confiscati, agenzia. Allora che significa? Che succede? Che se le notizie non circolano, la colpa di chi è? Dell'agenzia, beni confiscati in alcuna volta. Se i beni non vengono destinati alla colpa di chi è dell'agenzia, c'è scritto lì, beni confiscati. Le cose non funzionano precisamente così. Non funzionano precisamente così perché il compito dell'agenzia è quello di
amministrare questi beni nella fase transitoria, compiere una serie di adempimenti spesso molto molto faticosi e restituire questi beni alla società civile. Ora, perché i beni arrivino all'agenzia, naturalmente c'è tutta un'attività che viene fatta dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. E i dati che arrivano all'agenzia, oltre all'immobile, ai beni, eccetera, eccetera, provengono dall'attività svolta dalla magistratura e dalla forza dell'ordine, ma dalla magistratura in primo luogo. Quindi la prima condizione perché le cose funzionino è che questi dati, queste notizie, queste cose vengono trasmesse all'agenzia, possibilmente in tempo reale e in tempi e in maniera precisa. La realtà qual è? La realtà è che l'agenzia ha realizzato un sistema informatico che io stamattina vi avrei fatto vedere, ma che non è possibile, nel quale abbiamo inserito tutti i dati di cui disponiamo, dati che riguardano, questi sono i numeri di carattere generale, 17.000 unità immobiliari che attualmente gestiamo e circa 3.000 aziende. Ora, io prima vi dicevo, mi sto sforzando di tradurre i numeri in qualcosa di comprensibile, i numeri non dicono tutto, perché i numeri anche qui sono un alibi per dire le cose non funzionano, 17.000 immobili, 17.000 case che non vengono date, eccetera, eccetera. In realtà noi contiamo gli immobili per unità immobiliari. Ora, 17.000 unità immobiliari non significa 17.000 appartamenti, non significa 17.000 ville, significa 17.000 unità immobiliari, quindi alcuni sono appartamenti, altri sono ville, altri saranno garage, molti sono piccoli appezzamenti sperduti di terreno, molte sono baracche, sono, quindi c'è un po' di tutto, quindi non sono 17.000 immobili. Così come le aziende, non sono 3.000 aziende, perché anche qui io mi sforzo di sfatare una delle tante critiche sempre, la mafia dal lavoro, lo Stato lo toglie, eccetera, eccetera. Delle 2.700 aziende in gestione dall'agenzia, in realtà noi, fatto un lavoro anche qui molto faticoso di ricerca, di messa in rete dei dati, per cui abbiamo assicurato un protocollo con infocamera, eccetera, eccetera, abbiamo accertato che di queste 2.700 aziende soltanto 550-560 hanno presentato bilanci negli ultimi anni. 550 sono quelli che hanno presentato un bilancio almeno 2 anni fa. Ecco, il resto cosa sono? Ma il resto ovviamente si tratta, per gran parte si tratta di aziende che non hanno mai fatto attività di impresa. No? Sono aziende le cosiddette cartiere, aziende che nascevano solo per fare fatturazioni false, aziende che servivano per coprire altri affari, le famose scatole cinesi, dove no? Una fetta di queste 2.700 aziende sono aziende mafiose, e quindi qui non vale la mafia dal lavoro, lo Stato lo toglie, la mafia da un lavoro sporco, da un lavoro che non possiamo accettare. Ed è evidente che queste aziende, una volta che sono amministrate dallo Stato, perdono il vantaggio competitivo che avevano prima, per cui se in certe zone di Napoli si vedeva una sola marca di caffè in tutti i bar circondari, non era, vi assicuro, perché era buono, perché quel caffè era buonissimo. I motivi erano altri. È evidente che nel momento in cui lo Stato mette mano su queste aziende, questo vantaggio competitivo viene perso. Il resto sono aziende effettive, valide, e molte di queste aziende, qui do una notiziona, funzionano e funzionano bene anche in gestione dello Stato, anche nella gestione dell'agenzia. Nella breve presentazione che avevo preparato c'erano delle immagini, abbiamo per esempio un'azienda di trasporti, la Geotrans, che serviva ai mafiosi e che invece in gestione dell'agenzia ha prosperato, ha fatto nuove assunzioni, un'azienda che si è usata tutte le certificazioni più importanti e funziona molto bene. Abbiamo alberghi che hanno conquistato la quarta stella durante, o che hanno conquistato un booking, un rating su internet più alto di quello che avevano prima, aziende che assumono, abbiamo cliniche, alcune in Sicilia e anche di livello con delle eccellenze, abbiamo 2 cliniche in Sicilia che collaborano addirittura con il Rizzoli di Bologna, quindi per dire cosa abbiamo. Abbiamo un parco eolico in gestione che è uno dei più grandi d'Europa, una strutturina che vale 250 milioni di euro, realizzata stranamente con un finanziamento di 120 milioni nella banca tedesca, dove, per tornare al discorso che facevo prima, evidentemente i problemi
tanti problemi non se ne fanno o non li vedono, non lo so. Comunque, questo parco eolico funziona bene, credo che venda energia per una ventina di milioni l'anno ed è in gestione all'agenzia e continua a funzionare bene. Abbiamo reti gas, abbiamo installatori, c'è di tutto nel pacchetto dell'agenzia. Molte di queste aziende funzionano e funzionano bene, tanti ristoranti, tanti alberghi. E che cosa ha fatto l'agenzia per gestire questo patrimonio? Cioè, qual è la missione dell'agenzia? La missione dell'agenzia è quella di restituire al territorio, quindi alla società civile, i beni che la mafia ha sottratto, che sono stati sottratti al territorio della società civile con la violenza mafiosa. Questa è una caratteristica che ci distingue e che tutti i miei corrispondenti nostri all'estero, quando vengono a trovarci, restano un po' sorpresi da questo fatto. Io rapporti con la direttrice dell'agenzia francese, la quale molto sorpresa da questo fatto, perché l'agenzia francese si limita a liquidare i beni molto velocemente, un po' come si fa nelle procedure fallimentari, quindi cerca di chiudere e andare avanti. La nostra missione non è questa, per cui c'è tutta un'attività spesso molto faticosa, molto importante, che serve per rivitalizzare questi beni, intanto per far vivere le aziende, perché le aziende hanno bisogno di vivere e andare avanti e non possono tollerare interruzioni nemmeno momentanee della loro attività. C'è tutta un'attività che riguarda la rinascita di patrimoni immobiliari che spesso ha vizi di fondo, anche perché i proprietari di questi immobili non erano loro personcine per bene nella maggior parte dei casi, quindi spesso c'è da intervenire per sistemare questioni che andavano sanate, spesso c'è da mettere insieme una serie di cose, eccetera. Quindi tutto questo lo fa l'agenzia con lo scopo di destinare. Ed è una questione che ripeto, un elemento che ci distingue da molti altri paesi dove invece si tende a liquidare velocemente. L'agenzia nasce quindi, dicevo, nel 2010 dopo questa esperienza per fare questa enorme massa di lavoro che comporta, come dicevo prima, un modo di lavoro enorme non solo, ma comporta l'esercizio di professionalità del più disparate. Io, insomma, dicevo, immaginavo, ma non mi rendevo conto fino in fondo di quello che avrei trovato, ma noi praticamente abbiamo a che fare con ogni branca del diritto e con ogni tipo di problema, insomma, perché quando si tratta di amministrare una confisca che nell'ambito della quale c'è un immobiliare che gestisce 500 appartamenti a Palermo, due alberghi a Milano, eccetera, eccetera, voi capite bene che c'è da sapere un po' di tutto, certamente di diritto penale, perché parliamo sempre di confische e sequestri che nascono in sede penale, ma poi subentrano tutte le questioni riguardanti il diritto civile, per gli interessi contrapposti che ci possono essere, il diritto ereditario, perché ci sono questioni ereditarie, il diritto urbanistico, perché molti di questi immobili vanno sanati, il diritto industriale, il diritto commerciale, perché le aziende devono continuare a vivere. Insomma, c'è una massa di interessi che si muovono attorno a questi beni, che continuano ad agire, continuano a interagire con questi beni, ai quali bisogna dare risposte anche velocemente. Come fa a dare queste risposte l'agenzia? Con grande fatica. L'agenzia nasce, dicevo, nel 2010 con un organico previsto di allora di una trentina di unità, poi viene data la possibilità di arrivare a un'ottantina, novantina, con lo strumento della mobilità. Quindi il personale dell'agenzia, che attualmente è intorno alle 90 unità più o meno, è personale che proviene in linea di massima, anzi per la quasi totalità, dalle altre amministrazioni dello Stato. È personale che l'agenzia ha formato da sé, perché tranne qualcheduno che veniva dalle precedenti esperienze del demanio, le professionalità sono state formate in agenzia, e che con questo piccolo organico ha cercato di fronteggiare questo tema, questo fenomeno, che ripeto vede coinvolti però un'infinità di altri enti, perché ripeto inizia la magistratura e le forze dell'ordine, poi questi beni vanno amministrati, quindi occorre dialogare con gli uffici dello Stato, con i comuni sul territorio, i quali, come avviene generalmente in questi casi per le aziende, che succede? Che tutti si accorgono che la tale azienda o i tali immobili appartenevano al mafioso soltanto quando questi immobili, queste aziende, passano alla gestione dello Stato.
fino a quel momento nessuno aveva visto niente, tutto andava bene. Quando passa la gestione dello Stato, sì. Allora è capitato, lo dico perché capita, no, che ci vediamo arrivare in agenzia tra capo e collo, sanzioni inimmaginabili, no? Che non erano mai state contestate al mafioso, però vengono contestate adesso dall'agenzia. Quando abbiamo il sindaco che scopre inopinatamente che quei due fabbricati sul mare lì non ci potevano stare, chissà, forse l'agenzia di notte ce li ha portati, questo non si capisce bene. Insomma, c'è tutta questa massa di problemi da fronteggiare. Lo facciamo con personale che abbiamo qualificato e nel tempo abbiamo incominciato a, anche ad analizzare quali erano i temi, quali erano i problemi, quali sarebbero stati gli elementi da aggredire per cercare di migliorare l'efficienza di questa piccola struttura che soltanto con la forza dei suoi uomini non ce l'avrebbe mai fatto. Uno dei primi elementi è il possesso delle informazioni, perché nulla si muove, nulla si fa se non si hanno le informazioni. A me dispiace perché ancora oggi ogni tanto c'è qualche giornalista che viene fuori col solito articolo ricopiato sull'articolo di 10 anni fa e dice: ah, perché l'agenzia non c'è trasparenza, non si sa questi immobili dove sono, quali sono, come sono. È tutto su internet, è tutto su internet a prezzo di una fatica enorme, perché i soliti 90 dell'agenzia, oltre a fare il loro lavoro di gestione amministrativa, tutte le cose, hanno anche inserito una massa di dati. Adesso sono disponibili quasi tutti, non tutti, siamo un po' in ritardo con il nord, ma quasi tutti sono in rete, ricavando molto spesso e quasi sempre, direi, dalle sentenze, cioè da carta, dal cartaceo. Cioè, voi immaginate cos'è una sentenza di Cassazione, spesso esatti volumi così, da questi volumi si è trattato di estrarre nomi, cognomi, particelle, foglie, cioè anche dati sensibili, dati particolari e che andavano riportati con esattezza. Cosa che però l'agenzia ha fatto, anche se, ripeto, con grande fatica. Adesso noi disponiamo di uno strumento informatico nel quale sono presenti un po' tutti gli immobili confiscati che noi gestiamo. Per questi immobili è possibile intanto avere gli estremi catastali, intanto avere maggiore referenziazione, per cui basta. È un sistema che è aperto anche al comune cittadino. Naturalmente per il comune cittadino è possibile stare solo dati statistici, quindi voi se siete a Grosseto potete cliccare sulla Toscana, cliccare sulla provincia di Grosseto e vedrete in questo momento che in provincia di Grosseto ci sono 4 immobili soltanto in gestione all'agenzia, 3 piccoli terreni su Assorano di scarso significato e una villa all'Argentario, che appartiene a un notaio, uno che è definito il notaio della Roma Bene, ecco, e che è stato condannato, è una confisca non definita, quindi in primo grado, non sappiamo ancora come andrà a finire, vedremo, però c'è questa villa che è all'Argentario. E così può fare chiunque, naturalmente, ripeto, per il comune cittadino sarà, emergerà solo il numero, il dato, quindi sapremo che le amministrazioni, gli enti, le forze di polizia, eccetera, possono invece accedere alle ulteriori informazioni e per quella villa vedranno che ci sono, oltre alle informazioni statistiche, c'è addirittura una foto della villa. Questo è un servizio fotografico anche più ampio, c'è una relazione del fornitore con un'eventuale stima, eccetera, eccetera. Questo sistema è realizzato con grande fatica partendo dal cartaceo, naturalmente l'ideale sarebbe avere un collegamento telematico con la magistratura per il trasferimento dei dati. Per anni, ma già quando mi sono insediato io, che non è molto tempo fa, immagino del 2017, ancora, noi eravamo accusati dalla magistratura, l'agenzia, magistrati, eccetera, eccetera. Ah, ma il collegamento telematico è possibile perché l'agenzia non è, non il sistema dell'agenzia non è compatibile con la magistratura. Io ho avuto la soddisfazione l'anno scorso per la prima volta di partecipare a un tavolo tecnico del Ministero di Giustizia, dove per la prima volta il Ministero di Giustizia ha ammesso. Grazie. Per la prima volta il Ministero di Giustizia ha ammesso che il problema è loro e d'altra parte di un'evidenza lapalissiana, perché giustizia ha 2 sistemi informatici, uno dei quali insomma nemmeno funziona, l'altro non si capisce bene, quindi, e che non dialogano già fra di loro, quindi il problema non è che non dialogano con noi, già fra di loro non dialogano, ecco. Quindi il tema vero è quello, ed è un tema che ha conseguenze pesanti, perché per noi significa fare un lavoro
estremo, incredibile. Abbiamo anche proposto di mettere a disposizione il nostro sistema, naturalmente, motivi di sicurezza, di costi, così istituzionale, eccetera. Non è stato possibile. Ma è un problema fondamentale, perché oltre all'efficienza che avremo, maggiore efficienza, eviteremo anche degli errori. E io solo qualche mese fa ho avuto quasi uno screzio con la mia collega palermitana che insisteva, il prefetto di Palermo, che insisteva perché facessimo uno sgombero a Palermo. I miei mi avevano detto: guardi, c'è qualche cosa che non riusciamo a comprendere bene, immobili confiscati, eccetera, eccetera, quindi andava sgomberato. E io ho preso tempo, la mia collega si è anche un po' risentita, eccetera. Una settimana prima di effettuare il famoso sgombero siamo venuti a conoscenza di un provvedimento di dissequestro di questi immobili fatto dal magistrato competente, che era da Agrigento, e che non era stato comunicato a nessuno, a nessuno, a nessuno. C'è tutta una storia dietro, per cui lo stesso interessato non aveva interesse a che si sapesse, perché la confisca nasceva dal fatto che quell'immobile era stato ritenuto appartenere al mafioso, benché intestato a un prestanome. Ora è chiaro che il mafioso, in tutta questa vicenda, se guardato bene, è stato zitto, avrebbe anche fatto eseguire lo sgombero, perché gli conveniva, perché lui doveva continuare a dimostrare che l'immobile non è suo, quindi chi se ne frega, l'avete ricomprato, non mi riguarda. E però, a contrario, abbiamo avuto la dimostrazione noi che in realtà il giudice aveva fatto bene, poi non so perché sono tornati sulla decisione. Comunque c'era questo problema di sequestro che noi ignoravamo, noi come chiunque altro, noi come chiunque altro. Se avessimo un sistema informatico che funziona, che funzionasse bene, e avessimo un collegamento in tempo reale con la magistratura, naturalmente avremmo più efficienza e eviteremmo una serie di errori che invece è inevitabile che avvengano quando le cose sono gestite così. Però la piccola agenzia, novantina di persone, eccetera, eccetera, si è data da fare, quindi sistema informatico, abbiamo accompagnato al sistema informatico un altro strumento che ci è dato dalle recenti riforme amministrative, la conferenza dei servizi, e con questi due strumenti insieme l'agenzia è passata dal destinare 500-600 immobili solo 4 anni fa, a destinare l'anno scorso 2.000 immobili, quest'anno contiamo di chiudere con circa 2.400 immobili destinati, che significa 2.400 immobili che noi abbiamo dato al territorio, o alle istituzioni pubbliche. Quindi molti di questi immobili sono diventati sede di commissariati di pubblica sicurezza, stazioni dei carabinieri, molti di questi immobili sono diventati sede di uffici comunali, centri di protezione civile, moltissimi sono tornati alla società civile e ospitano le associazioni più varie. Io quest'estate, insieme al Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, abbiamo consegnato a un'associazione delle famiglie dei genitori di bambini autistici una villa sita nel feudo dei Casamonica, proprio nel feudo, circondata dalle ville dei Casamonica. In quella villa sorgerà un'associazione gestita da i genitori di bambini portatori di autismo, e in quella stessa zona siamo andati con il ministro Salvini di recente quest'estate, e insieme al presidente della regione Zingaretti, a vedere un'altra villa che destineremo adesso a fine mese in una conferenza di servizi che facciamo a Roma alla regione Lazio, che d'accordo con noi, col Ministero dell'Interno, abbatterà questa villa per creare un parco che sarà destinato all'uso dei cittadini nel cuore dei Casamonica, proprio nel feudo dei Casamonica, in una zona che dove voi andate, appena arrivate vi sentite osservare, sembra di essere un territorio straniero, insomma, praticamente. Ebbene, lì noi abbiamo una villa che ospita questa associazione, e presto abbatteremo questa villa. Il ministro ha detto: naturalmente vorrà guidare la Ruspa, insomma, non esito a crederlo, possibile, va bene. Però anche questo, l'abbattimento in questo caso, naturalmente, intanto è una villa completamente abusiva, lì c'è tutta una tecnica spettacolare, perché questa zona di Casamonica, queste ville, fra cui queste che abbatteremo, sorgono su un terreno che sta in comune di Roma, che però appartiene agli usi civici del comune di Frosinone. Quindi, ma è studiato, perché tu vai lì, costruisci le tue ville, il comune di Roma non ha ragione di venire a controllare, perché quel terreno appartiene al comune di Frosinone o Cerveteri, non mi ricordo, vicino Roma,
il comune proprietario che va a Roma a controllare il terreno che gli fanno, eccetera, eccetera, poi ciascuno pensa che l'altro abbia autorizzato e vai. No, questa è un po' la tattica. E lì interverremo così. E, ma per dire, noi adesso con lo strumento informatico e la conferenza di servizi abbiamo messo insieme un sistema che funziona più o meno così. Noi mettiamo in rete i dati, quando abbiamo un pacchetto di immobili che sono pronti, perché abbiamo fatto tutte le verifiche, è intervenuta la verifica dei crediti, che è un elemento che frena molto i tempi, no? Che allunga molto i tempi, perché in ogni procedimento che si conclude con la confisca, una delle operazioni più importanti che va compiuta al termine, lo deve fare il magistrato, è quello di verificare i crediti ammissibili. Che significa? Significa che in un patrimonio immobiliare importante o in un'azienda è chiaro che ci sono rapporti commerciali o finanziari con banche o con privati che hanno prestato denaro. In molti casi il prestito è avvenuto perché il titolare, cioè colui che richiedeva il prestito, aveva requisiti che noi non abbiamo, cioè era gente alla quale non si poteva dire di no. O era gente che sapeva compensare adeguatamente, no? L'elargizione del finanziamento. Ecco, il compito del magistrato in questa cosa è distinguere e quindi vedere quali di questi crediti effettivamente sono stati elargiti seguendo le regole, con tutte le garanzie del caso, e quali invece sono stati elargiti, diciamo, sorvolando un po'. Come spesso avviene, insomma, per cui per esempio l'altra volta a Reggio Emilia si parlava ieri in un convegno di un immobile importante acquistato nel centro di Milano con un finanziamento concesso sulla banca per alcuni milioni, 2 milioni di euro, a garanzia dei quali erano stati dati degli immobili siti in comune di Badolino. Ora qualcuno lì ha detto forse nemmeno tutto a Badolino vale 2 milioni di euro, quindi, cioè, per dire però. E il compito del magistrato è questo. Questa operazione richiede tempi spesso lunghi che ancora una volta vengono imputati all'agenzia, perché i beni confiscati sono scritti nel titolo dell'agenzia e quindi se noi non li diamo non è perché ancora pende la verifica dei crediti, ma perché l'agenzia non è efficiente. In realtà invece ci sono tutta una serie di operazioni, fra cui questa ultima. Fatta anche questa, gli immobili possono essere destinati. Quindi noi quando abbiamo un pacchetto di immobili che sono pronti per essere destinati, invitiamo tutti gli enti, informiamo gli enti interessati, di solito lo facciamo per provincia o per regione. Diciamo che in quest'anno e mezzo abbiamo testato lo strumento, quindi anche per questo le conferenze sono un po' più corpose, dove è possibile, come sarà questa del Lazio, la faremo regionale, per cui coinvolgeremo tutti. E diciamo agli enti, guarda, noi ci vediamo fra 40 giorni in conferenza dei servizi, in quella sede tu mi dovrai dire se lo vuoi o non lo vuoi questi immobili. Gli immobili che sono nel tuo comune sono questi, la stessa cosa diciamo al demanio dello Stato, tutti gli enti. Che fanno gli enti? Possono accedere al sistema informatico di cui vi ho detto prima, possono vedere tutto, sapere vita, morte e miracoli di questi immobili, nel frattempo chiedere ulteriori informazioni all'agenzia, insomma fare i loro con calcoli, i loro conti, e venire in conferenza dei servizi. In conferenza dei servizi raccogliamo le cosiddette manifestazioni di interesse alle quali segue il decreto col quale il direttore destina i beni. Con questo sistema noi abbiamo quadruplicato la capacità di destinare gli immobili negli ultimi 2-3 anni e io sono convinto che è un sistema che ormai va e collaudato. Noi contiamo dal prossimo anno di estendere lo strumento e farlo diventare uno strumento ordinario di attività che potranno gestire le stesse prefetture attraverso i nuclei di supporto, sempre con la collaborazione dell'agenzia, ove occorre, eccetera. Però l'obiettivo è quello di arrivare a farne, ripeto, uno strumento ordinario, per cui non è necessario che ci siano i quasi 400 immobili che destineremo nel Lazio a fine mese, o i 90 che abbiamo destinato a Firenze a maggio di quest'anno, eccetera. Si potrà fare una piccola conferenza di servizi con gli enti interessati per destinare i 5 o 6 immobili che sono pronti per essere destinati nella provincia di Grosseto piuttosto che in quella di Arezzo. L'altro versante sul quale, e quindi io sono convinto che questo strumento, andando avanti e raffinandosi, se poi riusciamo a superare anche finalmente, una volta per sempre, i problemi di collegamento telematico, eccetera, io sono convinto che con questo strumento riusciremo a migliorare.
L'altro tema invece che merita attenzione e sul quale stiamo cercando di dedicare tutto quello che possiamo, le nostre energie, è quello delle aziende, dove, ripeto, intanto va fatta questa tara. Non sono le 2700, sono circa 500-600 aziende, ma 500-600 aziende sono comunque un fatto importante. Poi se considerate che molte di queste aziende sono allocate al sud, dove non è che le occasioni di lavoro si sprechino, quindi lì ogni posto di lavoro è una ricchezza che non può essere vanificata, non può essere persa. Quindi su questo noi stiamo dedicando molto. Abbiamo, per ora siamo in una fase preparatoria dove abbiamo già stipulato protocolli e accordi con enti vari, dal Ministero dello Sviluppo a CFI, che è una partecipata del Ministero dello Sviluppo e aiuta le cooperative a trovare finanziamenti, eccetera. Abbiamo un protocollo con Union Camere e con Infocamere per l'accesso al sistema informatico, perché vorremmo che il sistema informatico di Infocamere ci informasse lui a noi, senza che noi dobbiamo andare a cercare, di tutte le novità che riguardano la vita delle nostre aziende confiscate. Oltretutto ci siamo anche accorti che, a differenza di quanto avviene per le aziende che sono fallite, non esiste una codifica che attraverso Infocamere ci permetta subito di individuare se quell'azienda è sequestrata o è confiscata. Il dato in linea di massima c'è, anche se qui, insomma, non sempre, perché manca, ripeto, sempre il collegamento con giustizia. Però non è codificato, sicché alcune camere di commercio lo riportano in un modo, altre in un altro. Noi abbiamo chiesto no, che ci sia una codifica precisa, netta, chiara, che tutti sappiano immediatamente dove cercare e cosa vedere per capire se quell'azienda è sequestrata o confiscata. Quindi abbiamo fatto tutta questa rete di cose, stiamo facendo, perché qual è il nostro obiettivo? Noi stiamo lavorando a un progetto ambizioso, che però pensiamo possa essere effettivamente la chiave di volta per gestire le aziende. Le aziende oggi sono gestite, come tutti i patrimoni confiscati, dagli amministratori, che sono i collaboratori dei magistrati, i collaboratori dell'agenzia. Sono dei professionisti, in linea di massima, commercialisti e avvocati, che sono incaricati prima dal magistrato di fare l'amministratore giudiziario. Quando gli immobili o le aziende passano in gestione all'agenzia, assumono una nuova veste di coadiutori dell'agenzia, ma insomma, sempre di amministratori si tratta. Naturalmente le prassi sono diversissime, perché uno dei limiti, questo adesso lo dico al sottosegretario, perché insomma è una cosa che, sulla quale bisognerà studiare, insomma, ecco. Uno dei limiti del lavoro che io ho trovato in agenzia qual è? È che mentre all'agenzia sono richiesti comportamenti univoci, omogenei su tutto il territorio nazionale, naturalmente non ci devono essere differenze, bisogna essere coerenti, quindi direttive, in questi casi si fa così, in questi altri si fa così. Il problema qual è? È che io ho a che fare con una serie di amministratori, quelli di cui dicevo prima, una serie di vicende che invece provengono dalla magistratura. E io, nella mia piccola esperienza di prefetto sul territorio, ho imparato che un magistrato è una repubblica, non è che, cioè, quanti sono i magistrati? E sono 4.000 prassi diverse, potete stare certi, perché... E quindi gli amministratori, che poi devono tutti relazionare a noi e uniformarsi possibilmente alle direttive che noi diamo, in realtà vengono da storie, da tradizioni, da abitudini, contratte che sono le più diverse fra di loro. Oltretutto, siccome noi abbiamo cercato, stiamo disciplinando anche i compensi, comunque siamo stati sempre molto tiratini col pagamento degli amministratori, e devo dire che molti di questi amministratori sono molto più fedeli al magistrato, i quali in molti casi hanno elargito e elargiscono compensi che fanno tremare i polsi. Quindi voi capite bene che io ho poche chance di impormi all'amministratore, il quale sa che se mi manda a quel paese al massimo perde 4 lire, ma se non sta a sentire il magistrato magari perde qualche milione di euro. Quindi... Quindi un po' si tratta di questo. Però noi abbiamo, ripeto, questo progetto è molto ambizioso, lo dovremo realizzare comunque. Abbiamo questi problemi, amministratori diversi, abbiamo... Qual è la nostra idea? Il progetto nostro è quello di realizzare una sorta di holding. Il termine è errato perché non è quella la definizione giuridica. Però noi vorremmo realizzare una sorta di holding delle aziende confiscate,
che siamo tutte riunite sotto un'unica società che le coordina tutte e che farà capo all'agenzia. Farà capo all'agenzia attraverso il consiglio di amministrazione di questa holding, che nelle nostre intenzioni sarà presieduto da una nuova figura che nasce in agenzia, prevista dal regolamento che è stato pubblicato solo pochi giorni fa, che è quello del direttore generale delle aziende confiscate. Fino ad oggi l'agenzia ha avuto un solo direttore generale dei beni confiscati, il quale era direttore generale di tutti i beni confiscati. Da ora l'agenzia avrà, spero presto riusciremo a coprire queste caselle, un direttore generale dei beni immobili e immobili confiscati e un direttore generale delle aziende confiscate. Questo direttore generale, secondo me, secondo la mia idea, dovrebbe essere il presidente del consiglio di amministrazione della holding aziende confiscate. Che significa questa holding? Significa intanto che queste aziende faranno rete fra di loro, quindi si scambieranno beni, servizi, addirittura personale quando ciò dovesse occorrere, professionalità, per cui la piccola azienda che avrà bisogno dell'ingegnere capace nel tal settore non dovrà andare a cercare sul mercato, perché nella holding probabilmente c'è quella figura. Non solo, ma questa holding di aziende confiscate avrà un'unica governance, quindi alla fine tutto sarà rimesso al consiglio di amministrazione della capofila. Avrà anche delle regole uguali per tutti, perché noi adesso gestiamo aziende le più varie, ci sono aziende di capitali, ci sono aziende, piccole aziende a conduzione familiare, eccetera, eccetera. Quindi ci sono aziende che, per esempio, hanno l'obbligo di produrre bilanci con tutte le garanzie previste per le aziende, e invece ci sono aziende familiari le quali fanno come gli pare, quindi hanno il registro dove poi bisogna andare. Ecco, avendo una holding, noi potremmo, attraverso la governance di questa holding, stabilire regole uguali per tutti ed arrivare anche, auspicabilmente, al bilancio della holding, che ci consentirà finalmente di dire quanto valgono, cosa producono, quanti dipendenti hanno, eccetera. Perché anche queste notizie, che possono sembrare basilari al profano, sono notizie che averle comporta una fatica estrema, estrema. Anche perché, come dicevo, fino a che le aziende sono in mano ai mafiosi, tutto va bene. Nessuno si accorge di niente, no. Appena entra lo Stato, l'agenzia, ah ma quello era in nero, ah ma quello, ah ma meno mi hanno pagato il TFR. Abbiamo addirittura casi, sottosegretario, del mafioso che ci sta facendo causa perché vuole il TFR. Questo è questo paese. Questo è, e non è che tu dici, vabbè, te ne freghi, certamente non lo avrà il TFR, ma quanta fatica ci costerà? Perché noi dovremmo andare davanti a un giudice in primo, in secondo grado, eccetera, eccetera. Però questo è, questi sono i problemi con i quali abbiamo a che fare, insomma, quindi non sono, per dire, il lavoro dell'agenzia. Però ecco, l'obiettivo per le aziende è questo, ci arriveremo lentamente, un primo passo sarà, io spererei anche prima della fine dell'anno, realizzeremo intanto un contratto di rete, quindi un semplice contratto che, non costituendo un unico soggetto, però impegna alcune aziende della confiscate a collaborare fra di loro. Questo sarà il primo passo, poi faremo la rete di tutte le aziende confiscate. L'obiettivo è arrivare alla rete soggetto, quindi a un unico soggetto giuridico che riunisce tutte le aziende. Penso che con questi strumenti l'agenzia possa guardare al futuro con un certo, se si tiene conto anche del fatto che finalmente abbiamo un impianto normativo che ci consentirà di dotarci di una dotazione di personale e di professionalità adeguate, perché è vero che l'organico era stato già teoricamente aumentato dalla riforma dello scorso anno, ma è anche vero che a bocce ferme quella riforma non avrebbe prodotto nulla. Non entro nel merito perché riguardo le questioni che riguardano l'amministrazione personale, che non penso che siano di grande interesse, però quella riforma purtroppo non ci avrebbe aiutato, anche se le intenzioni erano buone. Invece con il decreto sicurezza abbiamo introdotto una serie di elementi che faranno sì che noi potremmo effettivamente ottenere un certo numero di personale in mobilità, personale professionalmente preparato, quello che occorre a noi, e potremo anche fare concorsi per circa una settantina di unità, che io spero di poter reclutare fra i giovani che adesso sono formati nei master, vari master ci sono, le nostre migliori università, master per la gestione dei beni confiscati. Perché? Perché la maggior parte degli amministratori che vi dicevo prima, almeno quelli che poi di più di peso, quelli che gestiscono le confische più importanti, eccetera,
sono persone che provengono dall'amministrazione dell'esecuzione fallimentare. Quindi la formazione di questo personale è quella del fallimento, cioè gente che è educata e abituata ad andare lì e a liquidare tutto, magari anche a poco, ma l'importante è liquidare. Questo insomma è quello un po' la filosofia che guida il fallimento. Da noi non si tratta, noi non abbiamo bisogno di liquidatori, noi abbiamo bisogno al contrario spesso di gente che sappia valorizzare il patrimonio che abbiamo perché possa essere restituito alla società. E questo personale è formato oggi dall'università con il vecchio strumento che avevamo, la mobilità, cioè il passaggio da amministrazioni altre alla nostra amministrazione, non avremmo mai potuto aspirare ad assumere questo personale. Adesso, con la possibilità di fare un po' di concorsi, io spero che riusciremo ad attrarre questo personale. E quindi vedo con fiducia il futuro, anche se ci vorrà tempo. Io come ho seminato molto in questi 3 anni, ma frutti zero proprio, però qualcheduno se li godrà, ma è così che funziona del resto l'amministrazione. Tutti noi sappiamo che quando andiamo facciamo un pezzetto e poi, se si è fortunati, magari nel prossimo incarico, no? Si cerca di avere i frutti là, però funziona così, semina e poi non sempre si può raccogliere. Però io ritengo che questo, per venire insomma un po' più alla Toscana, io poi mi fermerei perché io quando prendo il via parlo, insomma, potrei continuare se volete anche altre 8 ore, non c'ho problemi, ditemi voi, però no, mi fermerei, facciamo un po' di domande. Per venire alla Toscana, noi abbiamo fatto di recente a maggio conferenze di servizi a Firenze, abbiamo destinato una serie di immobili anche a 3 o 4 piccoli appezzamenti di terreni comuni di Monte Argentario. E però, a parte quello fatto nella conferenza di servizi, che diciamo che quest'anno è stato l'anno più proficuo per la regione toscana, abbiamo destinato 90 di immobili, non era mai avvenuto prima, ma l'elemento più significativo è quello recente, abbiamo destinato alla regione toscana l'azienda agricola di Suvignano, dove siamo stati anche un ministro, 15 giorni fa, io ho firmato il decreto in questi giorni e spero che il ministro trovi e il sottosegretario trovi nel tempo per, e prima della fine dell'anno mi piacerebbe poter fare la consegna materiale di Suvignano, che è un'azienda agricola spettacolare, bellissima, 700 ettari di terreno, 5.000 ovini, 2 ville meravigliose, un agriturismo che funziona, bellissimo, nel cuore della Toscana, del Senese, quindi, ed era... A parte la bellezza della struttura, il valore economico della struttura, che io ricordo, qui c'è una vicenda molto vecchia, una confisca che risale a 20 anni fa, una confisca importante perché riguarda poi un esponente mafioso di quelli pesanti, insomma, quindi, ed è una confisca che si è trascinata per anni, adesso l'abbiamo chiusa. Anche qui vorrei aggiungere una cosa, quando si parla di immobili che restano lì per anni e anni e anni, sono tutte situazioni che l'agenzia ha ereditato. Perché diciamo negli ultimi anni, da quando è nata l'agenzia, non ci sono pendenze così antiche, sì ci sono problemi, un po' più spinosi eccetera, ma i problemi con i quali stiamo ancora combattendo sono quelli che abbiamo ereditato e che diventano difficili di risolvere proprio perché sono così vecchi, così passati. Quindi, Suvignano era uno di questi, Suvignano c'è stata... È successo un po' di tutto, se ne sono occupati un po' tutti, ci fu anche un tentativo di venderlo, ci fu una sorta di sollevazione popolare. Noi abbiamo destinato Suvignano, d'accordo anche col ministro, con tutti, siamo riusciti a mettere d'accordo tutti, la regione, gli enti locali, la destineremo alla regione toscana che la gestirà attraverso le Terre Toscane, che è questo magnifico istituto regionale che gestisce, lo dico per i grossetani, l'azienda agricola di Alberese, quindi insomma si tratta di gente che conosce il suo mestiere e la utilizzerà per valorizzare il patrimonio agricolo, boschivo, faunistico della regione, sarà anche un'occasione per la didattica perché potrà offrire e continuerà a fare anche agriturismo, agricoltura eccetera eccetera. Però è un segnale importante che io spero, ripeto, che si possa anche, quale si possa dare anche un po' di visibilità con una cerimonia che potremmo fare lì. Per dire dell'attenzione, per il resto diciamo la Regione Toscana non è una delle prime per quanto riguarda i beni confiscati, mentre anche qui voglio dare una nota che fa un po' il chiude un po' il cerchio delle cose che abbiamo detto in apertura. Dopo le grandi regioni di mafia, quindi Calabria, Campania e Sicilia, la quarta regione in Italia per beni confiscati è la Lombardia, e questo dice chiaramente quali sono i termini del problema.
La Toscana è molto indietro, però io concordo con quanti hanno detto, teniamo gli occhi aperti, perché questi signori vanno dove si fanno gli affari. E quindi la Toscana è una terra, no? Una terra fertile, una terra dove ancora si riesce a lavorare, si lavora bene, una terra ricca, ci sono aziende, c'è imprenditoria, c'è inventiva, eccetera. È indubbio che questi signori qui ci sono e cercheranno sempre di... Io so, per aver lavorato qui molto tempo fa, si è sempre saputo che fino ad ora, fino a non molto tempo fa, la Toscana era privilegiata per il riciclaggio, cioè i capitali venivano impiegati per acquistare l'azienda, ecco, il caso di Sugnano, uno di questi, che faceva un po' il fiore all'occhiello anche. Però il passaggio da questo tipo di intervento in economia all'intervento in economia reale, insomma, è facile, come vi ho detto, si è realizzato un po' dappertutto, quindi occhi aperti tutti, e l'agenzia è qui per cercare di restituire almeno in parte con ciò che è stato tolto. Grazie per l'attenzione. Ringrazio naturalmente il prefetto Sodano per questa, diciamo, introduzione a quello che riguarda l'argomento. Nonostante l'assenza del supporto informatico, credo che davvero sia stato eccezionale nel spiegare quello che naturalmente è la funzione in maniera specifica dell'Agenzia Nazionale. Da questo punto di vista, naturalmente lo stiamo verificando con i fatti. L'Agenzia, lo accennava anche il prefetto, in realtà sta subendo delle modifiche, delle evoluzioni. Da questo punto di vista si parlava prima di 90 naturalmente impiegati all'interno dell'agenzia, adesso credo che la cifra sia quantomeno raddoppiata. L'augurio, l'auspicio che possiamo fare tutti quanti noi da cittadini è che addirittura naturalmente possa essere anche incentivato quello che è un flusso da parte di altre amministrazioni. Da questo punto di vista c'è anche un po' da verificare che l'agenzia naturalmente fa capo al Ministero dell'Interno, però come diceva anche il prefetto Sodano, in realtà sarebbe naturalmente da andare a verificare anche una sinergia con l'altro ministero, che è quello della giustizia, per quello che riguarda naturalmente anche quel settore che riguarda gli amministratori dei beni confiscati. Quando si parla di 4.000 procedure differenti, significa naturalmente fare riferimento anche a quello. Quindi è opportuno e giusto che magari si riesca a trovare una regia unica. Da questo punto di vista, approfittando ancora della presenza del prefetto Sodano, io volevo chiedergli quale potrebbe essere naturalmente un suggerimento da chi è stato addetto ai lavori in questi anni, proprio per provare a fare quella sinergia positiva riguardo proprio al settore della giustizia con quello dell'interno. Come si potrebbe procedere? Questa è la domanda, che è la domanda delle sette pistole, sette spade. No, il problema è che il modo di procedere c'è, e infatti è stato tentato più volte. Il problema è che ogni volta ci arreniamo, perché come ho detto prima, io sono stato a una riunione giugno dello scorso anno, dove per la prima volta il gabinetto del Ministro di Giustizia, il capo di gabinetto e i dirigenti generali hanno ammesso che il problema era loro, ma che ci stavano lavorando. E che io ho detto, è fatta, perché se finalmente riconoscono che c'è un problema, sono sicuro che lo risolveranno. Beh, quella è stata la prima e l'ultima riunione di quel tavolo. Io, quando il Ministro Salvini si è insediato, ha voluto vedermi subito, la prima cosa che gli ho detto, non è stato ho bisogno di più personale, no. Noi abbiamo bisogno di riaprire questo discorso con giustizia, perché da lì dipende l'80% di quello che possiamo fare in termini di miglioramento. Quindi, ripeto, si può fare tutto, ma se non c'è la volontà di giustizia di mettere in mano a questo tema, che peraltro, guardate, è un tema che riguarda l'agenzia, in questo caso è un tema che riguarda tutti noi, perché l'informatizzazione del sistema giustizia è fondamentale per tutto e per tutti, eh. Nello specifico accennava prima alla presenza nel decreto sicurezza di alcuni elementi che potrebbero andare in quella direzione. Quindi immagino che ci si stia muovendo proprio per arrivare a una soluzione di equilibrio rispetto a quello che è il tema che è trattato fra i diversi ministeri. No, gli strumenti ci sono anche con la riforma dello scorso anno e con
le modifiche introdotte, abbiamo anche un po' di risorse economiche noi come agenzia per fare tutti gli adattamenti che saranno necessari, però c'è bisogno che giustizia faccia la sua parte prima e la deve fare in tutta a casa sua, perché ripeto, loro hanno intanto più sistemi che devono dialogare fra di loro e questo è il lavoro loro, devono farlo in casa loro, non è che lo possiamo fare noi, non glielo può fare nessun altro. Per quello che riguarda il discorso relativo al personale, naturalmente abbiamo un po' visto la situazione che è legata più che altro a mobilità e naturalmente nuove assunzioni. Per quello che riguarda invece la gestione che è relativa al territorio, anche lì abbiamo verificato che c'è una nuova procedura che riguarda naturalmente da vicino non soltanto l'ambito nazionale ma il territorio locale. Adesso vengono stipulati proprio in questa settimana quelli che sono dei protocolli con le regioni e poi a cascata anche a livello provinciale. Qual è il funzionamento nello specifico rispetto a prima, quando naturalmente si trattava di fare una gestione un po' più dall'alto? No, io come ho detto, il lavoro nostro, noi lo portiamo nel titolo la missione, però è una missione che si può portare avanti con successo solo se tutti fanno la loro parte. Ora, uno dei temi che viene spesso sollevato, ma anche qui le recenti norme qualche aiuto lo danno, è il tema dei soldi, perché comunque è sempre un problema di soldi, no? Per cui si dice, ma bisognerebbe, sì, ma io non lo prendo, mi dice il sindaco, il bene, perché sa, ci vogliono tanti soldi per ristrutturarlo. Premesso, e questo io non mi stancherò mai di dirlo, che in realtà molto spesso è una scusa, è un alibi, perché poi noi abbiamo chiesto l'anno scorso di introdurre un finanziamento per poter ristrutturare immobili confiscati da destinare a soddisfare l'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa. Questa cosa è stata accolta, c'è un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che stanziava 50 milioni di euro l'altro anno, naturalmente per i comuni ad alta tensione abitativa. Di questi 50 milioni di euro, alle notizie che ho io, non so se adesso poi c'è stata qualche corsa all'ultimo momento, ma credo che oltre la metà siano rimasti inutilizzati, quindi significa che anche quando i soldi ci sono poi non abbiamo le competenze e le capacità per andarli a prendere. Di recente, proprio l'altro giorno, è stata approvata in CIPE, Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati, che prevede l'utilizzo dei fondi strutturali ai quali si affiancheranno i fondi che mettono a disposizione le regioni. Questa è un'altra strada, noi sull'impiego dei fondi strutturali come paese siamo abbastanza indietro, quindi qui dobbiamo fare anche passi avanti, però adesso c'è anche lo strumento, c'è questa strategia nazionale che ci aiuta, quindi su quello bisogna lavorare e lavorare bene. Come si fa a lavorare su questo? Noi abbiamo già stipulato con molte regioni dei protocolli d'intesa finalizzati proprio a questo, cioè al migliore impiego dei fondi e all'impegno delle regioni a fornire assistenza ai comuni, perché spesso i piccoli comuni non hanno le professionalità nemmeno per poter cercare di istruire pratiche, spesso sono complessi come quelle che richiedono l'impiego dei fondi strutturali. Quindi abbiamo stipulato dei protocolli che abbiamo fatto con la regione Calabria, con la regione Campania, con la regione Emilia, quindi con molte regioni, e via via adesso arriveranno anche gli altri, perché ripeto, in seguito all'elaborazione della strategia nazionale sarà previsto proprio questo, ci sarà un tavolo nazionale dove queste cose verranno stabilite e verranno approvati dei programmi che si fonderanno sull'impiego dei fondi strutturali. Sì, prima di andare naturalmente su un altro argomento, pregherei magari di far girare a questo punto il modulo per dare la possibilità al termine di questo incontro di porre qualche domanda naturalmente ai nostri relatori. Prego naturalmente di fare attenzione a specificare quello che è l'argomento e anche naturalmente a chi verrà posta la domanda. Oggi in questa sala sono presenti naturalmente altre figure riguardo quello che riguarda la gestione naturalmente del territorio. Abbiamo detto amministratori locali, abbiamo detto naturalmente quello che riguarda anche le figure istituzionali e poi delle forze dell'ordine, ma sono presenti anche diversi rappresentanti della società civile e delle associazioni. Prefetto Sodano, da questo punto di vista, quale potrebbe essere, diciamo, il coinvolgimento di anche queste ultime nella gestione dei beni confiscati? Il tema oggi della giornata dell'incontro è infatti nello specifico da beni confiscati a beni comuni
è possibile, realizzabile anche da un punto di vista della gestione degli stessi sui singoli territori? Ma sì, non solo è possibile, ma è questa la strada. E io mi trovo spesso, quando facciamo queste conferenze di servizio, mi chiedo se sono il direttore dell'agenzia o il direttore della Gabbetti Immobiliare piuttosto di Toscana, eccetera. Perché mi capita spesso il sindaco dice: ma io sa, sì, c'è questo immobile, ma io sa, non lo prenderei perché non mi piace, poi va risistemato, non mi serve. Dico, guardi, io non faccio Gabbetti Immobiliare. Come a dire che è vero che la destinazione di immobili confiscati è un'opportunità, quindi è una cosa, ma è anche un obbligo, un dovere che ho io come agenzia, ma abbiamo tutti insieme quello di recuperare questi immobili. Quindi da parte degli enti c'è bisogno di un sforzettino in più, che non è quello me lo prendo se mi conviene o me lo prendo se non mi conviene. Tanto più quando poi, come ripeto, il caso delle ville realizzate a Palermo sul mare, no? E il responsabile del Comune di Palermo in conferenza di servizi si accorse che queste ville erano a meno di 150 metri dal mare. Di che se ne accorge ora? Non ho capito, ma lascia a me, cado la batteria. Voi non dovete farla costruire, voi dovreste abbattere il lavoro, scusate. Invece no, non l'hanno voluta, ce l'abbiamo noi, per dire. Quindi è vero, capisco che è un'opportunità, però è anche un obbligo, un impegno che abbiamo tutti per valorizzare questo patrimonio. Io mi limito a dare un dato: noi, come ho detto, quest'anno supereremo i 2000 immobili destinati. Però io quello che mi sto combattendo con i miei da un po', perché si ostinano a mettere solo il dato sul sito degli immobili destinati. Dico, scusate, ma noi in realtà alla fine dell'anno avremo proposto per la destinazione oltre 3000 immobili. Quindi un terzo quasi di questi immobili ci rimangono in gestione, rimangono a noi, perché gli enti non li hanno ritenuti convenienti. Ora, io, da una parte c'è questo tema, dico sì, ma tu non è che è conveniente, tu hai anche un dovere di prendere questi immobili. E dall'altro c'è l'altro tema che è collegato a questo, che riguarda poi l'efficienza dell'agenzia, no? Per cui l'agenzia c'ha migliaia di immobili, non sa che fa. Beh, bisogna tener conto che molti di questi immobili sono questi, sono immobili che nonostante abbiamo fatto tutto, non sono stati destinati. E anche qui abbiamo chiesto, anche grazie all'intervento del sottosegretario, delle norme che sono state inserite nel decreto sicurezza, che ci aiuteranno anche a far chiarezza sotto questo punto di vista, perché nel decreto sicurezza è stata prevista la possibilità anche di vendere alcuni immobili per poter chiudere il cerchio. Cioè, noi lavoriamo tutti gli immobili, li proponiamo agli enti, se gli enti non li vogliono li proponiamo alle associazioni, se le associazioni non li vogliono tentiamo di venderlo, se, come io penso, nemmeno la vendita avrà successo, allora, decorso un certo periodo di tempo, c'è un'altra norma che dice che questi immobili transitano semplicemente al demanio dello Stato. E così vedremo anche effettivamente se l'agenzia funziona o non funziona, perché altrimenti i numeri, come ripeto prima, sembrano obiettivi ma spesso nascondono altre realtà, altre verità. Da questo punto di vista, naturalmente l'argomento è molto ampio e poi naturalmente bisogna anche poi, come ha detto bene prima, verificare laddove sono presenti realmente questi immobili, questi beni, queste aziende, perché naturalmente tutto varia anche a seconda di quello che naturalmente è la latitudine del bene stesso. Sì, sì, perché intanto ecco, qualcuno si è parlato adesso molto della vendita, no? Per cui qualcuno ha contestato il fatto e dice ma così vendiamo e acquistano i mafiosi, eccetera, eccetera. Io ricordo sempre, dico sempre, che tutte le volte che ho parlato con gli investigatori di questo tema, la risposta che mi hanno dato tutti è sempre stata bene, così glieli ritogliamo, insomma, questo per dire. Però, quindi abbiamo gli strumenti, abbiamo le capacità per intervenire, eccetera, eccetera, anche per prevenire, ma anche nel caso per... Però, oltre agli immobili che nessuno vuole, io un altro tema del quale non si discute, perché, ripeto, si parla di queste solite cose, ma i ragionamenti spesso non tengono conto dell'evoluzione. L'anno scorso abbiamo destinato 2000 immobili, quest'anno supereremo la quota 2000. Molti di questi immobili sono al sud. Noi abbiamo destinato negli ultimi 2 anni al Comune di Palermo, forse 1000 no, ma 800, sicuramente 800 immobili. In cambio il Comune di Palermo, tanto detto qui lo dico e qui lo nego, non ci fa nemmeno le pratiche che dovrebbe farci per sanare gli altri. Però, vabbè.
abbiamo destinato al comune di Catania oltre 400 immobili, abbiamo destinato a piccoli comuni della Calabria, da Lamezia, anche comuni più piccoli, decine e decine di immobili. Cioè, ma fino a quando potremmo continuare a destinare immobili al comune di Lamezia Terme, per dire? No? Quindi c'è un tema che ne facciamo, perché è vero, mentre, ecco, nella conferenza dei servizi che abbiamo fatto in Emilia Romagna, con mio stupore, un importante comune capoluogo dell'Emilia non ha voluto saperne, ecco, e questa è una cosa scandalosa, però dall'altra parte è pur vero che non si può pensare che piccoli comuni della Calabria continuino a prendere immobili, anche perché dice il fenomeno contrario. Quando andiamo in conferenza dei servizi di solito prendono tutto, poi ho capito perché mi è capitato l'ultima conferenza dei servizi, il prefetto mi fa, dice, guarda, il comune di ma per l'appunto Lamezia, perciò prima ho detto Lamezia, non verranno perché non sono interessati, eccetera. In piena conferenza arriva il comune di Lamezia, scusate, siamo in ritardo, prendiamo tutto. Dico, scusa, ma che è successo? No, la mattina si era insediata la commissione di accesso, e quindi bisogna dimostrare di essere contro la mafia, prendiamo tutti gli immobili, salvo poi verificare, ma l'abbiamo verificato di recente anche con il sottosegretario, molti di questi immobili poi non vengono utilizzati da questi comuni. Quindi c'è un tema, e insomma è inutile che ci nascondiamo dietro le chiacchiere e facciamo discorsi teoricamente molto belli, ma che non tengono conto della... Bisogna essere anche un po' più pragmatici. Quindi la possibilità di vendere, secondo me, non ci risolverà i problemi. E sicuramente non riguarda gli immobili di pregio, perché quelli troviamo da darli, insomma, è evidente che c'è un interesse da parte degli enti e delle istituzioni di averli. È una possibilità però che possiamo utilizzare, specialmente in zone che sono poco appetibili dal punto di vista turistico, poco appetibili dal punto di vista urbanistico, eccetera, eccetera, dove il piccolo appartamento semidiruto può interessare al vicino, dove il piccolo appezzamento di terreno può interessare al confinante, ma non oltre quello. Però fatto tutte queste operazioni potremmo finalmente dire, beh, questi immobili non c'è modo di utilizzarli, quindi confluiranno nel demanio insieme agli altri immobili dello Stato e saranno gestiti nelle vie ordinarie, anche perché così continuando l'agenzia proprio così dovrà sdoppiare, e una parte continuerà a fare il suo lavoro, l'altra parte dovrà fare quello che fa il demanio. E che mi sembra anche un controsenso, visto che c'è il demanio che lo fa, non vedo perché dovrebbe fare anche l'agenzia. Quindi questo è un po' tutto. Naturalmente, ripeto, questa attività destinata agli immobili presuppone anche una capacità progettuale, che adesso, avendo lo strumento a portata di mano per gli enti, è anche possibile, perché gli enti sono anche in grado. La villa di cui vi dicevo a Monte Argentario è una confisca di primo grado, quindi diventerà definitiva fra un anno, due anni, tre anni, non lo so. Quindi per il comune di Monte Argentario, ma adesso faccio un caso banale perché sicuramente quella non avremo problemi a destinarla, ma il comune di Monte Argentario può fin da oggi immaginare un progetto che fra due anni arriva già concreto al tavolo, alla conferenza dei servizi, dove si dirà, c'è questa villa, comune, sindaco, da voi. Allora il sindaco sarebbe in grado, se si muovesse da oggi, di venire già con un progetto. Sì, la voglio, ci faccio questo. E magari nel frattempo ho trovato anche i fondi per ristrutturarla, se occorre. Questo è possibile, ripeto. Non lo si fa, anche perché, ma questo è un vizio un po' tutto nostro, un po' di tutti, abbiamo scarsa capacità di progettare. E poi, da buoni italiani, noi aspettiamo sempre che l'ultimo momento, perché se no non c'è gusto, non ci divertiamo. Tra l'altro, proprio anche di questi giorni, notizia si diceva prima, è quello che è naturalmente riferito anche a situazioni un po' particolari degli enti locali. Alcuni di questi comuni, soprattutto del centro-sud, sono in situazioni critiche per quanto riguarda il bilancio, addirittura, come per esempio nel caso di Catania che citava prima lei, sono in dissesto conclamato, quindi anche lì avere a che fare naturalmente con non soltanto la gestione ma anche la manutenzione di beni che vengono assegnati diventa quasi un controsenso, si rischia concretamente di vederli perdere. Sì, però ripeto, è sempre una questione di professionalità, di capacità progettuale, di professionalità, perché la legge consente anche di acquisire beni, cioè il comune può chiedermi il tal bene per affittarlo, metterlo a reddito
Il vincolo che ha è che quei soldi devono andare su un capitolo del bilancio preciso ed essere destinati a finalità assistenziali o sociali, perché questo è lo scopo, e lo scopo deve essere preservato. Lo si può fare sia destinando direttamente il bene all'associazione Vinco Pallino, sia mettendo a rete, questo lo facciamo, questo lo fa il Comune di Palermo. Se voi fate una passeggiata sul corso, la strada principale di Reggio Calabria, scusate, non Palermo, un negozio su 4 o 5 sono confiscati, sono in gestione nostra, appartengono allo Stato, e spesso sono grandi marche che li occupano, pagano un affitto. Alcuni di questi immobili noi li abbiamo destinati al Comune di Reggio Calabria, che incamera questo affitto e lo destina a finalità sociali. Attraverso questo strumento e altri immobili abbiamo messo a disposizione, a Reggio Calabria di recente è stato smantellato una baraccopoli, un campo di italiani, non erano rom, che vivevano in condizioni disastrose. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa tribunale, prefettura, comune, provincia, regione, eccetera, e l'abbiamo smantellato utilizzando i fondi che provenivano da e alcuni immobili che l'agenzia aveva, più altri immobili che sono stati messi a disposizione dal tribunale. Quindi non è vero sempre che le cose sono difficili, non si possono fare, è che molto spesso le cose richiedono fatica, e vabbè, siamo pagati anche per faticare. Però. Sì, tra l'altro, come ricordava prima il prefetto Sodano, naturalmente qui in Maremma Grosseto è di casa. Da questo punto di vista siamo naturalmente felici che anche oggi abbia naturalmente presenziato a questa iniziativa, portando quello che naturalmente è l'esperienza di questi ultimi anni per quello che riguarda la direzione dell'Agenzia Nazionale. Ma voglio anche ricordare che lei fino al 98, se non ricordo male, è stato anche qui in assegnazione alla prefettura di Grosseto, quindi conosce da vicino quello che naturalmente è il territorio. Io sono grossetano molto più di tanti di voi, per un fatto anagrafico, perché risiedo a Grosseto dal 76, quindi insomma si è cominciato qua. Quindi naturalmente la sua presenza oggi ci rende felici e poi anche orgogliosi di avere comunque un grossetano che parla naturalmente di questi argomenti in maniera così, così puntuale. Da questo punto di vista vorrei a questo punto magari provare un po' a coinvolgere invece il sottosegretario Gaetti in quello che naturalmente sarà a questo punto, immagino, quello che è una relazione conclusiva, che vorrei che magari potesse essere poi successivamente estesa un po' a qualche domanda, se magari viene posta dalla platea. Sottosegretario Gaetti. Grazie, grazie di avermi invitato, anche perché per me è una grande occasione di parlare di un argomento estremamente complicato e quindi per dire quello che il governo ha fatto e quello che intenderà fare. Innanzitutto ripercorrerò alcuni punti che il prefetto Sodano ha fatto. Sì. Che il prefetto Sodano ha ripercorso facendo una piccola premessa. Lui ha parlato giustamente del, perché poi è la premessa dei beni confiscati, della diversità per l'appunto che c'è fra il percorso penale e il percorso invece delle misure di prevenzione. Ecco, questo è un elemento che, diciamo così, butto lì e lascio la discussione vostra e come momento di riflessione, perché questo è un periodo secondo me un po' complicato, nel senso che c'è tutta una nuova reinterpretazione, una nuova rivisitazione e, diciamo, per dire il concetto che esprimeva prima, che noi fino a questo momento abbiamo insegnato all'Europa l'importanza delle misure di prevenzione e l'Europa non ha colto. Il problema è che ho l'impressione, e da parte soprattutto di una parte della magistratura sollecitata in vario modo, che invece che l'Europa acquisire i nostri concetti, capire l'importanza e la diversità delle misure di prevenzione, ripeto, sia una parte invece della giurisprudenza, una parte dei giudici soprattutto, a fare esattamente l'opposto.
E quindi questo, alcuni segni preoccupanti si cominciano a osservare, bisogna essere un po' attenti. Alcuni convegni fatti anche in sede prestigiose, con appunto stigmatizzando alcune criticità. Noi sappiamo tutti che la realtà penale e la valutazione penale è molto diversa. Il fatto che un soggetto possa acquisire 10 immobili e non riesce a giustificare la montagna di denaro per acquisirli, questo può essere, questo è evidente, anche se a questo noi non riusciremo a dare una valenza penale. Ecco, invece c'è una corrente di pensiero, ripeto, molto molto preoccupante, che invece sostiene l'opposto. Infatti alcuni beni sequestrati molti anni fa vengono proprio in questo periodo restituiti ai proprietari, proprio per il fatto che nel frattempo non è stata conseguita una condanna penale. Ecco, questa la metto lì come seme di discussione, come elemento che dovrà essere valutato con calma, perché insomma la vedo male. L'Agenzia dei beni confiscati, avete visto, è un elemento estremamente complicato proprio per la diversificazione delle cose che tratta. E io considero il prefetto che la gestisce come il direttore di un'orchestra. Il direttore di un'orchestra, certo, un bravo direttore fa suonare l'orchestra molto bene, ma se ha degli orchestrali, diciamo così, che non cooperano, per tanto che ci metta la buona volontà, non riesce a gestire. E quindi ecco l'occasione di questi incontri, per far capire a tutte le comunità, come sottolineava giustamente prima, e credo che questa sia la chiave di volta anche del miglior funzionamento dell'agenzia proprio di questi ultimi mesi, il fatto che molte comunità, quindi sia istituzionali come possono essere i comuni, le regioni, ma proprio tramite il terzo settore, quindi le associazioni, stiano creando quelle sinergie, quelle cose, quei progetti per l'utilizzo dei beni. E su questo noi dobbiamo stigmatizzarli, anche perché, e questo sì, su questo prefetto prevedo che dovremo lavorare insieme, e spero adesso nel nuovo riordino, appunto nei vari dipartimenti che diceva prima, che si possa avere un dipartimento specifico, perché io stesso confesso di avere un po' difficoltà a capire tutte le varie forme, per esempio per la valorizzazione economica dei beni. Allora, perché ci sono i fondi della coesione, ci sono i PON, ci sono i programmi operativi regionali, ci sono i fondi dell'agricoltura per i beni agricoli, ci sono dei fondi delle fondazioni, e insomma ci sono talmente tanti rivoli e talmente tante possibilità che sono così complesse poi nella gestione, che si fanno sì che poi, come si diceva prima, parte di questi denari, che non sono tantissimi, però i fondi della coesione per un settennale sono 1,6 miliardi, per cui pochi forse non lo sono. Se utilizzati al meglio potremmo fare queste cose. Ecco, io credo che a questo punto un elemento di sinergia tra, io spero, un gruppo di lavoro che avrà l'agenzia, quando ovviamente avrà la possibilità di essere in pianta organica al completo, ci sia proprio questo gruppo che possa intervenire di ausilio per quel che riguarda i comuni e le province, eccetera, in base al progetto di aiutare a andare a recepire i fondi e quindi a migliorare la progettualità. Un altro sogno che ho e sul quale così dovremmo lavorare molto è la sinergia poi col mondo universitario. Un mondo universitario, proprio per quelle difficoltà di progettazione che si diceva prima, che ho già constatato con mano facendo le prime visite sul territorio, in cui i comuni mi sottolineano questo: noi non abbiamo le risorse, anche perché molto spesso per accedere a un progetto il professionista deve essere pagato, ma non hanno le risorse neanche per fare il progetto. Quindi anche lì ci saranno alcune dinamiche che dovremmo
dovremmo rivedere proprio per favorire questo, questo accesso ai fondi, ripeto, che non sono tantissimi, ma però non sono neanche così, così esigui come sempre. Poi un altro elemento importante che ritengo sul quale si debba ragionare è per l'appunto la condizione che, come detto prima, il bene una volta sequestrato si deve raggiungere la confisca, deve essere per appunto assegnato, e dopo tutto questo percorso che molto spesso vede immobili in sedi inopportune, si deve arrivare all'abbattimento. In una visita su un territorio mi hanno evidenziato che sono state, ad esempio, sequestrate una decina di appartamenti, questi in Calabria, di villette, proprio in vicinanza di della foce di un fiume. Abbiamo visto quello che è successo in Sicilia in questi giorni, e quindi anche lì si dovrà intervenire con l'abbattimento di questi fabbricati. Per fortuna nel decreto sicurezza si è stato evidenziato anche un capitolo per facilitare quello che è l'abbattimento, che alla fine, che deve essere necessariamente la fine di un percorso, ma secondo me è un altro elemento in cui riusciremo a dimostrare come è stato la forza e la disattenzione che c'è stata sul territorio. Perché quello che diceva il prefetto Sodano prima è veramente vero, nel senso che, e lo sottolineo con forza, questo fatto che una volta che interviene lo Stato tutte le amministrazioni, i sindacati, l'agenzia delle entrate, l'INPS, arrivano tutti puntuali, facendo finta che prima non fosse successo niente. Proprio in una delle prime visite che facciamo come la Commissione Antimafia, di cui ero vicepresidente nella scorsa legislatura, andammo in Sicilia e lì ci fu quel mega sequestro di tutto quel sistema commerciale. E lì, quando io dissi, vabbè, a questo punto i dipendenti, circa 500 persone, si facciano carico con le istituzioni, con i sindacati che prendono in mano la governance, e a questo punto dovremmo favorire al massimo un discorso di cooperazione per fare ripartire dei stessi dipendenti. E questo, disse, molti dei quali invece si lamentavano perché era 3 anni che non gli pagavano le ferie, non gli hanno pagato lo straordinario, eccetera eccetera, alla fine non si sono messi in gioco fino in fondo. E quindi poi, ripeto, accusando lo Stato di non essere intervenuto, accusando l'agenzia di impropriatezza nelle funzioni, mentre noi dobbiamo lavorare anche in questi termini educativi. Quindi anche da questo punto di vista dovremmo sensibilizzare molto i lavoratori stessi e anche le loro organizzazioni, perché anche questo è un altro passaggio che molto spesso si dimentica, e invece dovremmo fare. E poi dobbiamo prendere atto di certe realtà. Quando andai sempre con la Bindi a Rimini con la Commissione Antimafia, un amministratore giudiziario disse: ma io non posso gestire un night. Cioè, un night. È evidente che sono quelle situazioni molto borderline dove per poter gestire un certo accordo con la prostituzione deve esserci un certo, se io faccio la legalità completa che blocco tutto, evito l'intervento, l'arrivo anche di stupefacenti, ma anche della cannabis, eccetera, è evidente
che la struttura non può funzionare. Ecco, questo è un po' un paradosso, però dobbiamo prendere atto che situazioni particolari non possono essere gestite in maniera con una legalità completa, diciamocelo fino in fondo. Quindi situazioni di questo tipo bisogna avere il coraggio di chiuderle dall'inizio, perché altrimenti risulterebbe essere dannoso e alla fine non si va a perdere quella credibilità e quel lavoro fatto da parte di molti operatori negli anni precedenti, proprio perché poi viene stigmatizzato in questi elementi. E quindi voglio chiudere proprio sul discorso dell'informazione e della comunicazione, perché il prefetto Sodano è stato bravissimo nel sottolineare la peculiarità di ogni caso, la difficoltà di gestire casi sono andato, per esempio, che faceva riferimento a Isola Capo Rizzuto, a studiarmi tutto quell'impianto eolico da 200 e passa milioni di euro, dal fatto che abbia un utile gestione di circa 20 milioni di euro dell'anno che potrebbero ricadere sul territorio in maniera importante, ma anche lì tutto un sistema di banche tedesche, di società tedesche, quindi società sulle quali la Guardia di Finanza ha fatto rogatorie che molto spesso non hanno neanche risposto fino in fondo, per cui con criticità di avere gli elementi in mano. Ovviamente tutte le documentazioni presentate al comune di Isola Capo Rizzuto sono ovviamente sparite e quindi non si hanno documentazioni, quindi è una difficoltà oggettiva nella valutazione. E quindi chi anche scrive di queste cose dovrebbe essere un attimo più attento a riconoscere tutte queste, perché altrimenti, così visto in maniera così abbastanza superficiale, sembrerebbe che tutte le persone che sono intervenute in questi ambiti siano tutte delle persone poco attente, poco capaci. Invece infatti sto studiando quell'elemento lì, perché secondo me è un elemento di scuola proprio, che coinvolge praticamente tutto, dal GSE all'Europa, alle fiduciarie, a Lussemburgo, cioè veramente un caso di scuola che risulta essere importante. Quindi la comunicazione, e qui, visto che abbiamo un giornalista, deve essere puntuale, cercare di entrare nel merito delle cose e cercare di superare questa visione un po' superficiale, cercare di capire che se certe cose non sono andate nel modo giusto è perché ci sono dei motivi specifici e non per così una superficialità. E questo purtroppo lo sto constatando, avendo anche la fortuna, per esempio, di avere d'altro canto la delega per quel che riguarda i testimoni e i collaboratori di giustizia, per cui per esempio le due cose si allacciano e si collegano in maniera ancora più esaustiva, nel senso che per esempio cerchiamo di far crescere attività ai testimoni e ai collaboratori di giustizia, e lì cercando di aiutarli sempre con la stessa dinamica dei beni confiscati o di creare nuove attività, ma questo in maniera molto molto più complessa, nel senso che se si apre un esercizio commerciale, ma anche una semplice tabaccheria, in determinati contesti dove c'è il territorio che il controllo del territorio particolarmente serrato, anche un'iniziativa importante sarà un'iniziativa che non avrà con notevole difficoltà successo e quindi sarà destinata praticamente alla chiusura. Per cui, oltre alla difficoltà oggettiva di creare queste nuove situazioni, avviare l'utilizzo di immobili, avviare queste aziende a ricrescerci, e quindi già è difficile in tutti i contesti, in questi contesti è particolarmente complicato. Ecco, quindi vi esorto davvero, quando fate una comunicazione, cercare di capire e cercare di analizzare fino in fondo. E l'ultima considerazione che voglio fare, l'ultima preghiera, sono proprio le associazioni del terzo settore, che sono l'elemento
importante che facciano rete con gli amministratori, perché possono avere in gestione questi beni, avere idee, coinvolgere sinergie, perché la mafia oggi è economia. La mafia oggi è economia. E io ho commissionato dall'Università di Milano per la mia realtà, io sono di Mantova, un lavoro scientifico in cui si è dimostrato che in 15 anni a Mantova, dal 2002 al 2017, abbiamo perso il 21,6% delle ditte autoctone mantovane e abbiamo percepito e sono cresciute del 9,5% le ditte di soggetti originari di Cutro, Crotone e Mesoraca. Quindi ogni due ditte mantovane che venivano chiuse, una ditta con capitale calabrese è sorta a Mantova, quindi con una manipolazione del mercato che non è solo quello dell'edilizia, ma è importante ad esempio vedere dove stanno affluendo tutti i nuovi capitali che vanno verso, per esempio nel nord Italia, alla cura alla persona. Quindi persone sempre più anziane, persone che hanno necessità di sempre più assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale non riesce fino in fondo a gestire, e quindi questo sta attraendo capitali. Quindi studiare la mafia anche a livello scientifico permette di capire, di prevedere dove andranno a inserirsi i capitali, quindi per poter poi incidere sin dall'inizio e non aspettarmi di vederne le conseguenze. Quindi la mafia sta cambiando, la mafia economia, e quindi dovremo sempre aspettarci di più sequestri di beni, e quindi il loro utilizzo, il loro utilizzo dipende davvero da tutti noi, dal nostro mettersi in gioco anche come cittadini. Quindi davvero prego tutte le associazioni e cittadini di fare massa critica, di collaborare con le amministrazioni, perché in senso ascendente possono poi far ritornare quel bene che, come diceva giustamente prima, ha un grande valore simbolico, un grande valore, il valore di legalità, un valore poi alla fine abbiamo visto anche economico, quindi un valore importante che deve necessariamente ritornare alla collettività. Grazie. Sì, vorrei approfittarne per fare un piccolo passo indietro rispetto all'attuale esperienza naturalmente di governo. Ricordava prima anche il prefetto Sodano, lei naturalmente viene da un'esperienza in commissione bicamerale per quello che riguarda naturalmente le attività di contrasto alla criminalità organizzata. Se ne parlava prima dell'apertura dei lavori. In realtà la commissione bicamerale, oltre ad essere una commissione istituita fra Camera e Senato, è una commissione che per certi versi dovrebbe, magari deve, provare a mettere insieme quello che sono naturalmente anche opinioni differenti, ma con un'unica visione, vale a dire quella del contrasto alla criminalità. E da questo punto di vista, lei ritiene un'esperienza formativa anche quello che può essere comunque il lavoro in commissione bicamerale? Per quello che riguarda proprio il... ha lavorato col presidente Bindi, se non ricordo male, insieme come vicepresidente della commissione con Fava, se non ricordo male. Sì, beh, per me è stata un'esperienza davvero importante. Inoltre la commissione, anche se la definizione commissione d'inchiesta, io la ritengo una commissione di studio. E quindi con la Presidente Bindi abbiamo potuto occuparci di molti settori, facendo anche molti comitati. Per esempio abbiamo lavorato su mafia e sport, e si è visto anche già in questi giorni le problematiche del calcio, e non solo della Juventus ma anche di altre società sportive. Abbiamo lavorato per l'appunto anche nel primo semestre per le problematiche con l'Europa, e quindi è stata davvero una grande esperienza che ci ha permesso poi di girare praticamente in tutte le regioni d'Italia, quindi anche a confrontarsi con situazioni locali.
e questo mi ha permesso per l'appunto di poter valutare la differenza che ci sono fra le infiltrazioni mafiose nei vari ambiti, perché ci sono gli ambiti in cui c'è il controllo del territorio, ci sono ambiti dove non c'è il controllo del territorio, ci sono ambiti dove viene preferito il riciclaggio, come può essere questo, come può essere la Riviera Romagnola, dove c'è un cambio di attività, questo il lavoro delle Camere di Commercio, il lavoro diciamo predittivo, dove si può notare il cambio delle società in gestione, per esempio di hotel, e quindi si può vedere come ci sia per l'appunto aspetti diversi, e poi come la mafia si sposta. Per esempio negli anni scorsi ci sono state delle grosse criticità nel Foggiano, e dove le forze dell'ordine sono intervenute in maniera massiccia e con risultati importanti, e paradossalmente qual è il problema? Sono stato contattato da amici per esempio dell'Abruzzo, dove lì si è notato un aumento delle rapine sia in banca che nei furti in appartamento, quindi con quei reati importanti. In alcuni casi le forze dell'ordine hanno già assicurati alla giustizia, ed erano per l'appunto soggetti che provenivano da quei territori, che non trovando più diciamo così spazio libero per la forza del lavoro dell'intelligence, che sono le forze dell'ordine, si sono spostati in altri territori. Quindi non mi stupisco che questo fino a poco tempo fa fosse un territorio tra virgolette tranquillo, e proprio per il fatto che è tranquillo, dove c'è una comunità anche così poca attenta, nel senso che non è a conoscenza del problema. Io voglio essere, in passato diciamo ero abbastanza indulgente, oggi lo sono un pochettino di meno, se devo essere sincero, però nel passato certi territori non avevano la contezza fino in fondo, diciamo a livello generale. Poi c'erano tutti gli elementi, anche su Emilia ci sono stati i giornalisti che hanno scritto fior fiori di lavori 15 anni fa sui primi segnali che non sono stati colti. Attenzione, non sono stati colti dalle classi dirigenti e dai colletti bianchi del territorio, perché gli unici che si sono accorti di queste situazioni sono state le forze dell'ordine. E io sono molto, ma molto critico nei confronti degli ordini professionali e dei colletti bianchi e di quella categoria sociale che dovrebbero essere l'avanguardia culturale di una società. Io sto vedendo la mia realtà del nord Italia, dove nessuno degli ordini, nonostante quello che ho commissionato è un lavoro scientifico scaricabile oggi dalla rivista dell'Osservatorio della Criminalità dell'Università di Milano, abbia battuto ciglio. Cioè, questo si dimostra, e per quello la preghiera che facevo alle associazioni, perché è paradossale, ma i movimenti, le analisi oggi vengono dalle forze dell'ordine tutta e dalla classe istituzionale, quindi dalle prefetture, le questure, carabinieri, polizie, guardie di finanza, lì abbiamo le competenze e lì hanno il polso del territorio. Poi ce li hanno i cittadini, quelli più attenti, i giornalisti, quelli che studiano, quelli che vedono, quelli che si pongono le domande, come diceva prima il questore, e poi invece abbiamo una classe intermedia che proprio per il fatto che ritiene del guadagno economico, del fatto che ritiene io ho fatto faccio gli statuti, partono nuove società, vendo, il notaio trasferisce, e poi alla fine tutta questa classe che dovrebbe avere il polso, fare le segnalazioni, far cogliere le differenze, invece sto vedendo in molti territori, il mio in primis, che questo non avviene. Ecco, io se fino a qualche tempo fa potevo così, visto che cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, che non ci fossero le competenze, non ci fosse la consapevolezza, da adesso io ritengo che non siamo più nell'ambito della colpa, ma da qualche mese in avanti chi non si muove in questo senso lo fa necessariamente per dolo. E i due concetti sono molto diversi. Grazie al sottosegretario Gaetti.
Noi abbiamo ancora a disposizione qualche minuto e a questo punto sarebbe anche il caso di verificare insieme con diciamo chi ha posto il quesito per iscritto la disponibilità a venire qui un attimo naturalmente al podio. Io chiedo la gentilezza, chiamerò in ordine esattamente così come sono posti qua, di essere sintetici e di porre naturalmente il punto interrogativo alla fine della domanda in modo tale da poter consentire di una veloce risposta. Allora, chiamo innanzitutto il signor Irudal. Dunque, sentendo le ultime che voi avete esposto, tutte e due, penso che ci sia una mancanza di leggi adatte per dare a voi e alle forze dell'ordine la possibilità di intervenire. Questa è un'aggiunta di quello che io volevo intervenire. La mia domanda, proprio più specifica, è quella: se il bene confiscato si tratta di un capitale liquido, come viene gestito, come viene ridato alla comunità? Grazie. Io ho parlato naturalmente degli immobili e delle aziende, perché sono naturalmente anche quelli più problematici da gestire. Accanto ai immobili e aziende ci sono i beni mobili, fra i beni mobili ci sono anche il denaro liquido, ma ci sono azioni, ci sono gioielli, orologi, vetture, eccetera, eccetera. Per i capitali, quindi per i liquidi, non ci sono problemi, perché vengono, ma anche per le azioni, anche per... vengono immediatamente versati, già in fase proprio giudiziaria, quando interviene la polizia giudiziaria, al Fondo Unico di Giustizia, che è un fondo istituito appositamente dove sono raccolti tutti questi proventi e che a sua volta finanzia il Ministero di Giustizia e il Ministero Interno per le attività delle forze di polizia, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che per quelli non c'è un grande problema. I restanti beni mobili sono venduti normalmente attraverso gli istituti di vendite giudiziarie che già utilizzano i tribunali e la magistratura. Per le vetture, ora metto qualche elemento anche pratico, insomma, vengono destinati in linea di massima quelle idonee alle forze dell'ordine. I servizi di copertura ormai sono tutti fatti con vetture confiscate, trotte. Le altre vengono messe in una vetrina che ha l'agenzia e che possono essere acquistate, ma vi assicuro che dopo la scelta che hanno fatto le forze dell'ordine, insomma, rimane poca roba. Restano però vetture di lusso che non sono idonee per servizi di istituto, non sono idonee per associazioni, eccetera, e quelle vengono vendute. Anzi, a proposito, noi abbiamo un protocollo stipulato con la Ferrari che ci ricondiziona le Ferrari confiscate che abbiamo e le immette nel circuito Ferrari, perché altrimenti sarebbe anche difficile venderle se non sono garantiti da Ferrari. E quindi le Ferrari seguono questa strada. Nell'ultimo anno il protocollo l'abbiamo stipulato all'inizio dell'anno, le abbiamo già fornito una decina di Ferrari. Gli importi non sono notevolissimi, anche perché si tratta di Ferrari di medio livello e che necessitano di una messa a punto generale, ricostruzione che fa Ferrari, e sono vendute tramite il circuito Ferrari. Grazie, è interessante, ma più che altro anche soltanto per la fruizione del bene, a questo punto per il piacere. Dunque, Frati, per quello che riguarda la seconda domanda. Prego. Grazie a tutti, Frati Dandi, sono presidente dell'associazione antiusura antiracket Reagisco, con sede in provincia di Lucca. Forse una o l'unica delle associazioni con questo nome in regione. Il problema che ho segnalato praticamente è il problema di rapportarsi con le amministrazioni pubbliche che hanno i beni sequestrati e non riescono sostanzialmente a gestirli, almeno quelli che abbiamo visto noi nella nostra provincia, ma ce ne sono altri in regione, siamo iscritti al sito dell'agenzia del prefetto Sodano, e ad esempio a Viareggio ci sono due beni sequestrati da diversi anni assegnati al comune di Viareggio. Il comune ha fatto un regolamento solamente un anno fa per assegnarli, a tutt'oggi sono lì fermi,
Due anni e mezzo fa ho parlato con l'assessore alla legalità, che poi è un ex questore della zona, e il quale mi riferiva che addirittura all'epoca non avevano neanche le chiavi degli immobili e gli immobili erano da ristrutturare completamente e non erano evidentemente in grado di valutare come gestirli. Quindi se già le amministrazioni non sono in grado di gestire i beni, si parte male e avrebbero necessità forse di essere aiutati ovviamente dai vostri addetti in modo, con le conferenze di servizi sicuramente, ma sicuramente devono essere istruiti in qualche modo. L'altro problema che riferisco velocemente è il discorso che può riguardare più che altro il sottosegretario Gadetti, è il problema che riguarda i beni confiscati e ancora non assegnati, che sostanzialmente sono in gestione dei tribunali e dei loro incaricati, e spesso e volentieri non sanno come gestirli, l'ha già detto il prefetto Sodano, però è un problema che va risolto e accelerato, perché ci sono tantissimi beni, anche in regione Toscana, che sono in provvisorio sequestro e gestiti meglio potrebbero dare utilità alle associazioni, alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici comunali stessi. Grazie. Allora partiamo da quest'ultima domanda. Sì, infatti il problema è la fase fra il sequestro e la confisca definitiva, come diciamo prima, può essere lunga nel tempo, e su questo bisogna lavorare sia per ridurre i tempi fra i due eventi e quindi ad opere della magistratura e tenendo sempre appunto distanti quello che dicevo all'inizio, cioè la differenza fra il problema penale, il reato penale e la misura di prevenzione, e quindi accorciare quel tempo, perché quella è la fase più critica, perché non è possibile fare investimenti di un certo tipo perché poi andrebbero restituiti, quindi lì c'è l'ordinaria amministrazione. Però considerato che noi se riuscissimo a far sì che il sequestro sia al sequestro consegua la confisca nel 99% dei casi, l'amministrazione giudiziaria venga coadiuvata anche dal personale, diciamo così, come dicevo prima, che faccia del marketing, che abbia più un'attività commerciale che non un'attività amministrativa nel caso dell'azienda, oppure già assegnare il bene se è un immobile, a questo punto si può anche pensare di fare quegli investimenti, quelle cose necessarie per mantenere e migliorare il bene, altrimenti quella è davvero la fase più critica. Passo il microfono al prefetto. Sì, diciamo, il sottosegretario ha già detto, c'è un tempo. Voglio solo ricordare che la riforma dello scorso anno ha introdotto anche la possibilità per il magistrato di assegnare temporaneamente, cioè quindi prima che si concluda il procedimento il bene può essere assegnato temporaneamente. Lo abbiamo utilizzato questo strumento d'accordo con il magistrato competente ad Arezzo, dove abbiamo consegnato nell'ambito della conferenza di servizi che abbiamo fatto a Firenze 25 villette bifamiliari, la metà delle quali non erano in confisca definitiva, però d'accordo con il magistrato le abbiamo tutte assegnate, una parte quelle in confisca definitiva destinate al Comune direttamente, le altre assegnate temporaneamente al Comune per l'emergenza abitativa. C'è il tema che diceva il sottosegretario, naturalmente, dice non sappiamo come può andare a finire il sequestro, potrebbero anche essere non andare in porto, quindi è chiaro che anche lì, nel caso di Arezzo, noi siamo pressoché certi che finiranno in confisca definitiva, però dato l'uso che se ne deve fare, quando invece occorre effettivamente fare degli investimenti, è evidente che il bene dovrebbe essere già certamente destinato. Però ci sono tempi che è difficile comprimere oltre un certo limite, insomma. Ripeto, gli strumenti ci sono, si può fare un affidamento temporaneo, di solito si fa, insomma, questo. Adesso c'è molta più attenzione. Però è ovvio che ci sono dei tempi che non possono essere messi. E dall'altra parte, ognuno deve fare il suo mestiere, però, perché è chiaro, io
È chiaro che l'agenzia non può vietare il comune di Viareggio, ci mancherebbe altro, insomma, se no veramente. Ma è chiaro anche che il comune di Viareggio deve fare quello che deve fare. Semmai la regione toscana può dare una mano. Insomma, quindi le cose bisogna sempre distinguere un po'. Poi c'è il territorio, si deve fare parte attiva, insomma, ci sono le associazioni, costringete gli enti a fare quello che devono fare, costringeteli, perché fatto tutto questo poi c'è l'ultima chance, noi abbiamo anche una potestà, anzi un dovere di controllare, cosa che fino ad ora abbiamo fatto poco perché i mezzi non l'avevamo. Ma la riforma, con i nuovi supporti verso le prefetture, noi abbiamo avviato già da alcuni mesi una verifica attenta, per cui scopriremo che molti immobili che abbiamo destinato in realtà restano, giacciono inutilizzati. E anche in quel caso la legge dice che tu puoi intervenire con un commissario, per esempio, per destinarlo all'associazione X, cose che il comune non ha voluto fare, oppure me li posso addirittura riprendere come agenzia. Però, insomma, è una sconfitta per tutti. E invece da questo punto di vista dobbiamo puntare a un risultato differente. Andrini, per la terza domanda. Posso dar qui? Credo che abbia già risposto quando io parlavo del controllo successivo della buona gestio. Mi sembra, se esiste una norma, oppure visto ora il nuovo decreto di sicurezza che prevede in via eccezionale e residuale al privato anche di assegnare questi beni confiscati, se appunto esiste un controllo successivo per verificare. Già risposta. Allora andiamo con non per niente siamo prefetti, andiamo tutti. Andiamo con Cangialosi. Poi Repola, infine Brandi. Buongiorno a tutti, proverò ad essere sintetica. Dunque, io appartengo a una famiglia che è una vittima di mafia, quindi mio nonno è stato ammazzato nel 48 in Sicilia, era segretario della Confederterra. Cosa voglio dire? Noi apparteniamo a quelle che alcuni giornalisti ci definiscono vittime di serie B, perché lo Stato italiano prima del 61 non le riconosce nemmeno. La mia domanda era, innanzitutto, che tipo di collegamento, e se esiste un collegamento tra i beni confiscati alla mafia e un fondo di solidarietà per le vittime antimafia. E secondo, come superare il distacco tra il cittadino e le istituzioni. Mi spiego meglio. L'ideale della giustizia è connaturato all'aspetto intimo di un individuo, ma va anche coltivato. Come un individuo può avere fiducia nelle istituzioni? Come superare il problema dell'omertà che diceva il signor Brandi? Cioè, io credo che se c'è un collegamento maggiore tra il cittadino e le istituzioni, forse c'è anche una maggiore informazione. Grazie. Sì, grazie. Per quel che riguarda il problema delle vittime antimafia, non ci sono vittime di serie A e di serie B, c'è un problema che anche per i testimoni di giustizia e per i collaboratori ci sono coloro che hanno operato prima dell'intervento di leggi, per cui non hanno potuto godere di agevolazioni, di riconoscimenti e quant'altro. Quindi questo purtroppo è un problema che io sto vedendo anche per i testimoni di giustizia, e però di fatto non si può intervenire posteriori con leggi, con situazione. E il cittadino deve avere fiducia delle istituzioni, e certo, perché le istituzioni sono l'elemento fondante di questo paese. Le istituzioni si stanno operando molto bene. Se nel passato erano un po' arroccate nelle loro sedi, oggi invece vediamo i prefetti che sono sempre in prima linea, i questori anche, le forze dell'ordine che fanno riunioni in quasi tutti i paesi, quindi c'è questo avvicinamento, per cui credo che le istituzioni si stanno dimostrando anche capaci nell'allontanare le poche mille marce che ci sono in tutte le categorie professionali, quindi dai medici ai notai, agli avvocati, questi un pochettino di meno, le forze dell'ordine, quando qualcuno sbaglia viene messo ai lati, per cui io credo che ci sia un nuovo
una nuova visione. Le istituzioni non sono mai state così vicine ai cittadini con incontri di questo tipo, si mettono in discussione, ci mettono la faccia, per cui credo che siamo davvero di fronte a un nuovo fermento, un nuovo cambiamento. Bisogna lavorarci e bisogna superare quello che diceva il Signore prima, un po' quelle paure che ci coinvolgono tutti, che io capisco benissimo, perché in decine di comuni i colleghi, gli amici del Movimento 5 Stelle chiedevano a me di fare l'accesso agli atti come vicepresidente della commissione. Io avevo il mio collaboratore che tutti i giorni faceva 4-5 richieste agli atti nei vari comuni, perché gli attivisti locali e anche talora i consiglieri comunali avevano tra virgolette paura. Però oggi ci sono appunto, la catena si è molto accorciata tra le istituzioni tutte e il cittadino, per cui io sono da questo punto di vista molto fiducioso. Non c'è mai stata trasparenza in tutti gli atti come c'è in questo periodo, proprio perché il cittadino sta prendendo coscienza, purtroppo non tutti. E chiudo solo dicendo che l'analfabetismo funzionale in Italia è al 40%. Grazie, un dato. Allora, Repola e poi infine Brandi. Sì, buongiorno. Io da oltre 3 anni sono iscritto agli elenchi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori tecnici sia del Tribunale di Trapani che di quello di Palermo, e nell'analogo elenco dell'agenzia. Ho proposto e promosso la mia collaborazione proprio per la gestione aziendale, essendomi accorto, come diceva lei, signor Prefetto, del fatto che molto spesso si tendeva a liquidare piuttosto che a valorizzare le aziende. E forse sarà per questo che diciamo così, non ho mai ricevuto diciamo così, un invito a collaborare direttamente. Diciamo. Le mie collaborazioni sono state indirette nei confronti dell'agenzia, collaborando su chiamata delle varie aziende. In questo ambito io ho potuto constatare con mano quelle che sono realmente le difficoltà di queste aziende, che si possono riassumere sostanzialmente in un fortissimo rallentamento delle dinamiche decisionali. Ora, io ho avuto modo di appurare con estremo piacere, devo dire, l'efficacia di questo portale Open Regio, che serve per promuovere, rendere più trasparente la gestione degli immobili. Allora, lei inizialmente mi ha bruciato un po' la domanda, che tendeva a chiederle quando uno strumento di pari efficacia per le aziende. Poi nel suo intervento ha toccato, diciamo così, la corda di questa holding che dovrebbe in qualche modo raccogliere sotto di sé tutte le aziende confiscate. Allora la mia domanda è questa. Ritiene che questo tipo di organizzazione possa rispondere alla vera, secondo me, necessità delle aziende confiscate, cioè quella di essere un pochino più dinamiche e poter quindi aver modo di essere operative nei mercati in cui si trovano ad operare. Grazie. Grazie. Sì, lo strumento al quale ho fatto cenno e al quale abbiamo pensato era proprio a questo, insomma. Intanto serve a sgravare l'agenzia una serie di compiti operativi, perché spesso è vero quello che si dice, bisogna anche distinguere, molto spesso è l'amministratore il quale non se la sente di assumersi la responsabilità e quindi magari ti chiama anche per dire devo versare l'IVA. Cazzarola, se la devi versare l'IVA, devi versare sì. Quindi non è che... E dall'altra però è anche vero che obiettivamente poi ci sono invece scelte più impegnative che richiedono un consulto preventivo, eccetera, e questo può rallentare. L'idea nostra della holding è proprio questa invece, ma noi liberiamoci di tutte queste incombenze, noi affidiamo tutto questo lavoro, il lavoro di impresa, a un'unica impresa. Quindi l'agenzia a quel punto dovrà controllare l'unica impresa, l'impresa madre, l'impresa che gestisce, dovrà controllare il consiglio di amministrazione, dovrà dare le direttive, poi il controllo verrà a catena.
e se n'è una conseguenza della gestione. Io immagino anche che riuscendo a realizzare uno strumento del genere, quando lo strumento sarà completo, quindi il soggetto, la holding vera e propria, consiglio di amministrazione, amministratore delegato, eccetera, noi avremo probabilmente a quel punto la possibilità di attirare anche managerialità imprenditoriali serie, perché adesso insomma è difficile attirare un manager su un'azienda che magari diciamo anche di medie dimensioni, magari anche buone idee, però non si sa fino a quando e con quali garanzie, per far cosa, insomma quanto durerà, sei mesi, un anno. Invece creando questa holding io sono in grado di dire: guarda, cioè, se te la senti, vedi una struttura che oggi ha 500 aziende, domani ne potrà avere 5-20, ma insomma la struttura è quella e assicura anche un futuro ed è in grado, ripeto, di attirare, io spero, delle professionalità. A quel punto i controlli saranno automatici, sarà il mercato a fare i controlli, sarà la holding a dire: ma perché il panificio ad Andria prima funzionava e non funziona più? Non sarà più un compito mio, io avrò il compito di verificare a quel punto i bilanci unici o anche l'unico bilancio della holding. Sarà molto più semplice per noi e il risultato dovrebbe essere migliore. Auspico, poi tutte le cose vanno messe alla prova dei fatti. Grazie. Brandi. Se ho capito bene, il presidente Sodano diceva che i beni... il prefetto Sodano, vabbè, la piccia era comunque... Prefetto Sodano diceva che, se ho capito bene, potevano essere anche venduti, passati all'Agenzia del Demanio e se poi venduti, no? Ora, cosa si assiste? Intanto una domanda, ma siamo proprio sicuri che il Demanio funziona? Perché attraverso il federalismo demaniale, oggi, considerato che i comuni, qui c'è l'assessore, non so se è andato via, ah, eccolo qui, da una quindicina d'anni gli è stato tolto un sacco di soldi. Allora cosa fanno? Acquisiscano i beni da parte attraverso questo strumento, e li sistemano e poi li rimettono sul mercato dando allo Stato il 25%. Io ho intervenuto sulla stampa dicendo: questi, lei ha fatto riferimento, mi sembra, alla Gabetti, no? Io ho fatto riferimento, sono diventati degli immobiliaristi, no? Ma dico, questi beni poi, una volta rimessi sul mercato, siamo sicuri che non se li riacquistano i mafiosi? Domanda. Grazie. È sempre a Sodano? Sì, a Sodano, ma anche il sottosegretario. Credo che abbia anche già risposto precedentemente. Quindi... Sì, io allora, come ha spiegato bene il prefetto prima, l'evento vendita è il termine di un lungo percorso, dopo che si sono tentate ed esperite per mesi e mesi tutti i passaggi che sono stati precedentemente illustrati. Poi in fondo a questo percorso lui ritiene che i beni vendibili siano pochissimi, io ritengo che siano meno di quello che pensa il prefetto, perché di fatto i beni che arriveranno alla vendita sono per appunto piccoli residuati di terreni che ci sono in situazioni molto particolari, e invece io credo molto di più nel fatto che alla fine, proprio perché molti di questi sono costruiti senza permessi in situazioni idrologiche particolari eccetera, lo Stato dovrà intervenire con il loro abbattimento. Quindi io non ho paura della vendita, anche perché sarà molto residuale, anche perché qui acquista sarà super controllato, dovrà dimostrare da dove prende i capitali e dovrà avere tutte le certificazioni antimafia, dovrà essere quindi uno che un borderline, anche le cosiddette testa di legno, secondo me non si presenterà. Inoltre l'asta dovrà essere fatta secondo i criteri, per cui non è possibile vendere di sotto di una certa soglia, e quindi non è che poi alla fine il bene sia regalato al 5-10% del valore attuale. Quindi la legge, il decreto sicurezza su questo mette numerosi paletti, quindi da questo punto di vista non ho particolari paure. Poi alla fine di tutto questo percorso, se non viene venduto e resta in atto, passa, come giustamente si dice prima, all'Agenzia del Demanio, il quale poi lo valuterà col tempo quello che sarà possibile fare. Ecco, quindi tutte le cose hanno un percorso
e il percorso è questo, e anch'io comunque ritengo che la possibilità di vendita deve essere tenuta in considerazione, ripeto, dopo tutto quell'iter che è stato fatto. Grazie. In conclusione vorrei dare spazio per un breve saluto da parte dell'onorevole Migliorino, che naturalmente da questo punto di vista credo che andrà a sostituire proprio in commissione il sottosegretario Gaetti nella commissione bicamerale. Sì, magari Anna, non da vicepresidente, sì, ma da commissario, ecco. Sì. Allora, sono stato nominato commissario di questa commissione bicamerale, già faccio parte della commissione permanente che finanze. La commissione si chiama Commissione sul fenomeno delle mafie e sulle associazioni criminali e anche straniere. Quindi noi non ci basiamo soltanto sulle classiche associazioni mafiose che possono essere la 'ndrangheta, la mafia, la camorra, ma ci riferiamo anche a quella nigeriana, a quella cinese, e il nostro punto di riferimento è effettivamente Luigi Gaetti. E lo studio è qualcosa di importante. Nella legislatura precedente hanno fatto tantissimo studio. L'Università di Bologna ha definito la Toscana come la quarta regione, dopo le tre più famose, con l'investimento nel riciclaggio dei denari proprio in Toscana. Quindi ci sarà molto, ma molto da lavorare. Abbiamo fatto già diverse riunioni. Siamo 17 del Movimento 5 Stelle, abbiamo la maggioranza giustamente nella Commissione Antimafia, e tutti questi studi vogliamo portarli a livello pratico. Tutto ciò che è stato studiato è quello che ancora stiamo studiando, e vogliamo metterci degli obiettivi. Magari un bello obiettivo è quello di far ritornare ai cittadini i soldi che dovremmo andare a sequestrare a queste associazioni mafiose. Quindi ci riferiremo molto a quello che Gaetti effettivamente ha definito i colletti bianchi. Ci sono stati diversi comitati, sei in particolare, e c'è una fascia grigia di mafia che stiamo studiando, che non è solo quella che si comporta col metodo mafioso. E quindi c'è mafia massoneria, mafia chiesa, mafia sport, e oltre a quella parte che noi colpiremo, magari cercheremo di colpire con grande forza, che è quella economica. E voglio essere veramente molto, molto rapido, ecco, perché magari la discussione è stata interessantissima, ci sono tanti punti che vorrei mettere giusto qualche puntino sulla I, perché io sono stato eletto in questo collegio sia in Arezzo Grosseto, e la villa di Svignano, che è nei comuni di Monterone d'Albia, di Murlo, è proprio accanto a dove sono stato eletto, perché io risiedo a Siena. Nel 2014 andammo a fare questa grande manifestazione di Forze, sollevamento civile, perché Forze voleva essere venduta ai privati per la gestione. In verità questa villa è stata sequestrata nel 92 da Borsellino ed è passata alla regione, alla provincia, al comune, alla provincia. Quindi è stato un pochettino... Come? No, quindi dicevo, cioè, c'è stata molta attenzione, e adesso metteremo qualcosa che effettivamente di cui parlava il prefetto e Luigi Gaetti. Metteremo anche il controllo, perché vediamo un pochettino i risultati di come vengono gestiti questi beni mafiosi. Una settimana fa, purtroppo, è stato arrestato, mi pare ad Aci Castello, proprio il presidente di un'associazione anti-racket. Quindi diciamo che mentre noi cerchiamo di combattere la mafia non sta proprio, diciamo, molto ferma. Abbiamo fatto tante analisi e cerchiamo anche di metterci la faccia, come quello che stiamo facendo adesso. E con i Casa Monica abbiamo fatto una manifestazione dopo che questi Casa Monica picchiarono alcuni gestori di un bar proprio nella zona di Aosta. Quindi siamo andati in maniera trasversale a livello parlamentare andare a prendere proprio un aperitivo in quel bar. È stato importantissimo, abbiamo cercato di coinvolgere anche gli altri partiti, e quella villa di cui parlava il prefetto io l'ho vista, e farà ridere, ma è uguale a quella che hanno fatto il film su Burra. Quindi effettivamente ciò che magari molte volte viene passato in televisione, anche se scenografico, poi magari rispecchia la realtà, ed è una realtà che fa male. Perciò quando in alcune situazioni ho sentito il sequestro dei beni, che il cittadino deve
non deve rimanere, ecco, seduto su un divano magari, ma esporsi. E effettivamente il cittadino lo deve fare quando sente vicino lo Stato. Sono altamente convinto che quello che ha detto Gaetti è il nostro punto forte, cioè quello di metterci la faccia, di fare questi incontri, e come commissione antimafia vogliamo veramente incontrare i procuratori, stare sul territorio, perché sono sicuro che quando il governo, il Parlamento è vicino alle istituzioni si lavora meglio e il cittadino è più sicuro. Volevo solo concludere con la grande frase, giustamente, di seguire i soldi e troverete la mafia. Noi vogliamo seguire i soldi, però vogliamo seguire anche una cultura, lo studio, l'università, ma anche le scuole superiori, i ragazzi che stanno crescendo. Avere la cultura antimafiosa è qualcosa di fondamentale. Se questa cultura antimafia fosse considerata, fosse considerato l'essere, il sentirsi uomo e donna di Stato, se questa cultura ci fa sentire uomini e donne migliori, allora quello sarà un grande passo per far sì che la mafia diventi solo un ricordo in questo paese. Grazie. Grazie all'onorevole Migliorino, ricordiamo commissario della Commissione bicamerale antimafia, e voglio ringraziare tutti quanti voi per essere stati qui con noi oggi, ma in maniera particolare naturalmente i rappresentanti delle istituzioni, sia naturalmente quelle locali che nazionali, i rappresentanti delle forze dell'ordine e di polizia, e in modo particolare sono davvero grato, lo dico a nome naturalmente anche delle associazioni che hanno organizzato l'evento di oggi, che siano stati presenti sia il sottosegretario Gaetti che il prefetto Sodano, perché davvero hanno dato la possibilità a Grosseto di capire quello che comunque è un fenomeno che altrimenti sarebbe soltanto raccontato tramite naturalmente i telegiornali e non per conoscenza diretta. Quindi davvero grazie ancora a entrambi, e l'auspicio è naturalmente di poterli avere presto nuovamente nostri ospiti, e non, naturalmente la giornata di oggi ne faremo tesoro. Grazie ancora a tutti quanti voi. I primi d'agosto, vero?